farei un grandissimo applauso al professor Malandra. E vi lascio in compagnia del professore. A dopo. Grazie. Allora, dunque, innanzitutto, tutte le volte che io devo cominciare a fare un discorso sono... Non lo faccio a cuor leggero, ho sempre paura, tra virgolette, di annoiare la gente. E questa cosa accade perché i discorsi che noi facciamo, che ho cominciato a fare da tanti anni, diventano sempre più difficili. I discorsi facili li abbiamo già fatti, ora dobbiamo fare i discorsi difficili. E il mio problema è rendere un discorso difficile comprensibile. E questo è difficile. E allora penso sempre, ma speriamo che la gente capisca quello che voglio dire. Vi posso assicurare che non è mai successo. Cioè, io dico una cosa sperando che la gente capisca, la gente mi dice che ha capito, ma io poi, quando mi fanno le domande, capisco che non ha capito. E quindi già mi deprimo e mi viene la colite. Ecco, che è uno stress nervoso. Allora, oggi io inizio un discorso che si chiuderà il 30 novembre passando attraverso altre due conferenze. Questa, Pescara, che faremo a fine di agosto, e il 30 novembre, dove ci sarà a Firenze una cosa molto particolare, di cui non vi voglio dire nulla perché sarà veramente una sorpresa, una cosa diversa dalle cose che faccio io, ma però la settimana prossima verranno pubblicate diciamo, gli estremi di questa cosa, che sarà diciamo l'aspetto finale oggi comincio e il 30 settembre finisco. Quindi per arrivare al 30 settembre e dire quello che dirò là, bisogna che la gente sia preparata, perché sennò arriva lì e non capisce. Allora, oggi c'è questo aspetto fondamentale. Sapete che io mi occupo un poco, negli ultimi tempi, di coscienza. Ora, occuparsi di coscienza che cosa vuol dire? Vuol dire, guardate, io mi sono reso conto che la vita va vissuta in un certo modo, va vissuta coscienzialmente. Cioè, non è che poi te ti svegli una mattina, vivi, mangi, bevi, dormi, fai qualche altra cosetta laterale che a qualcuno gli può venire in mente in questo momento e poi un giorno crepi ed è finita. La vita fatta così non serve a niente. Bisogna avere consapevolezza di sé. Perché siamo venuti qui? Cosa dico io? Siamo venuti qui per comprendere delle cose. Le cose che dobbiamo comprendere sono sostanzialmente chi siamo. È anche una banalità, l'hanno detto un sacco di filosofi, no? Io cerco di quantizzare anche con i numeri, a volte, chi siamo. E quello di cui mi sono accorto oggi, che noi abbiamo delegato sempre gli altri, l'ho sempre detto anche le altre volte, abbiamo delegato il politico a governare per noi, abbiamo delegato il medico a salvarci la vita, abbiamo delegato il commercialista a non andare in galera e così via, deleghiamo. Se invece facessimo noi le cose, se agissimo, il fare è la rappresentazione dell'essere, tu sei perché fai, se non fai niente nessuno si accorge neanche che esisti. Ecco, noi ci abbiamo un problema. Quando si parla, per esempio, in televisione ti dicono delle cose, te ci credi, ti sembra che ha detto una puttanata quello lì in televisione, ma sostanzialmente l'ha detto in televisione. E come dire, l'ha detto il medico. No, in qualche modo dice, ma sarà vero, sarà famoso, ma l'ha detto la televisione, dai, crediamoci. Oppure arriva il fisico delle particelle, te dici, cazzo, il fisico delle particelle ha detto questo, sarà vero, l'ha detto lui, io vendo frutta e verdura al supermercato, figurati se so qualche cosa della fisica delle particelle, no? Ecco, invece ognuno di noi, io vorrei dimostrare questa sera, siamo in grado perfettamente, con una cosa che si chiama buon senso, di capire esattamente cosa ha detto il fisico delle particelle e comprendere che la maggior parte delle informazioni che noi abbiamo sono informazioni false. Ci hanno preso per il culo. Dice, ma porca puttana, come si fa a capire questa cosa qui? Io mica ho studiato fisica quantistica. Allora,
Proviamo a smitizzare questa cosa, a vedere che nella scienza che ti spara la televisione, che ti dice Piero Angela, o che te leggi su un lavoro scientifico, o su Wikipedia. Wikipedia, il baratro della scienza, è Wikipedia, dove c'è scritta una marea di cazzate che non... Però, cazzo, ha scritto Wikipedia, Wikipedia qualcuno, lo scienziato di Wikipedia avrà scritto Wikipedia. Quindi, come fai a dire, lì ci sono scritte delle cose inesatte, no? Stasera noi andiamo a vedere queste cose e vedrete come voi avete tutti gli elementi per capire che su Wikipedia c'è una marea di cazzate. Dopodiché, a cosa serve questo? Serve perché te torni a casa, ma lo sai che ora io, insomma, credevo di essere un cretino, invece ho la capacità io di vedere come stanno le cose. Allora, se questa cosa è vera, ma perché devo continuare a delegare gli altri a dirmi a me come è fatto l'universo? Perché io lo posso sapere da solo come è fatto l'universo. Vediamo. E leggiamo. Allora, noi siamo gli osservatori inconsapevoli della realtà che noi stessi abbiamo creato. Questa è una cosa che io ho sempre detto, ci si può credere, non ci si può credere, è marginale, però è una cosa che io ho detto e quindi la ridico. È marginale per quello che voglio dire questa sera. Quindi, la mancanza di consapevolezza di ciò, della parte di sopra, produce un'idea della realtà totalmente artefatta. Sì, qualcuno mi ha detto che le cose stanno così, e io ci credo. Non ho chiesto alla mia coscienza come stanno le cose. Me l'ha detto un altro. Ma perché non lo chiedi alla tua coscienza come stanno le cose? Come faccio? Ti leggi i 25.000 pagine che ho scritto negli anni precedenti. Dice, no, ma perché non me lo dici a voce? Mi telefonano, mi dicono, perché non me lo dici a voce che faccio prima? Non si può fare prima. Prima fa l'università, oggi, che ai miei tempi io ho fatto una tesi di laurea di 2 anni e mezzo con 5 mesi e mezzo di bibliografia antecedenti, quindi 3 anni. Oggi si laureano in 2 settimane e mezzo. Non si può fare prima. Quelli che escono dall'università oggi non sanno un cazzo. Cioè, questa è una cosa che deve essere chiarita. Non si può fare prima. Il processo di consapevolezza vuole i suoi tempi. È possibile accorgersi dell'errore interpretativo quando nasce un conflitto interno per cui i due emisferi cerebrali non sono d'accordo con la mappa del territorio. La mappa del territorio è quello che te vedi, questo è il territorio, te con i tuoi occhi ti fai una mappa del territorio e pensi che il territorio sia questo. Quando il lobo destro e l'emisfero destro e l'emisfero sinistro non la pensano nello stesso modo, nasce un conflitto interno che ti dice sì. Vedo che quello è il colore rosso, però mi sa che non è il rosso, non so perché, ma mi sembra che non è così. Noi lo vediamo costantemente con la PNL, la programmazione neurolinguistica. Te vedi una persona e dici, quella persona non mi ha fatto niente, ma non so che mi sta sulle palle. Ma perché? Non lo so. Ecco, è una cosa importante. Il lobo destro ti ha dato delle indicazioni che te non capisci, ma te le ha date. C'è la scienza che ti spiega come funzionano queste cose. Se te non sai che esiste una metacomunicazione tra te e l'altro, che non è una comunicazione verbale, la comunicazione verbale conta per il 3%, 77% è comunicazione invisibile, quella che conta. Cioè noi, è come la materia oscura è il 75%, l'80% di tutto, non si vede. E noi che cosa vediamo dell'universo? Il 3%? Cioè, cerchiamo di capire che cos'è questo che ci manca e noi lo chiediamo al grande scienziato, il quale si arroga il diritto di dirti a te quello che pensa lui e te ce devi credere perché lui è il grande scienziato. Non è così. Ognuno di noi deve fare il suo percorso di consapevolezza, che è un percorso personale. Solitamente l'emisfero sinistro tifa per la scienza e il destro per la coscienza. Cosa vuol dire? L'emisfero sinistro è quello che fa i conti, 2 più 2 fa 4, mi hanno insegnato a scuola che le cose sono così, esiste il principio di indeterminazione di Heisenberg, la forza di gravità è fatta così, l'ha detto Newton. L'emisfero destro dice sì, però a volte sì, però magari no, cioè c'ha un'idea, la parte destra del cervello, una visione completamente differente che è svincolata dalla scienza, ma è più qualche cosa di intrinseco, di coscienziale, di profondo che te hai. Questo è
sotto gli occhi di tutti. Non sto dicendo una cosa nuova. Ok, era solo per dirlo, Non si fanno le diapositive piene di scrittura. Perché io sono costretto a farlo? Perché così, quando la gente va a casa e magari questo filmato verrà messo su YouTube, ve lo potrete rivedere e potrete risentire, rivedere anche scritto i discorsi che sto facendo, così non ve li dimenticate. E io non potrò essere misinterpretato. Ma sovente, quando l'uomo di scienza si accorge che le due visioni della mappa del territorio non vanno d'accordo, l'uomo di scienza ha cercato di capire una cosa, ci ha scoperto delle formule, e queste formule però non gli tornano. Vuol dire che l'uomo destro e l'uomo sinistro dell'uomo di scienza non sono d'accordo, allora egli tende a difendere gli interessi dell'emisfero sinistro, soprattutto perché l'uomo di scienza è un uomo. La donna di scienza è un uomo. Sono fatti così. Il cervello non è che te sei un uomo o una donna perché l'hai scritto sulla carta d'identità. Bisogna vedere se è la tua parte spirituale o la tua parte animica che governa dentro la tua testa. Quindi l'emisfero sinistro è l'emisfero del maschile. Sovente il maschio sceglie un cammino interpretativo di convenienza, in disaccordo, dissonante, palese, con la realtà oggettiva. 2 più 2 fa 5, ma a me mi viene 4. No, fa 5, ma a me mi viene 4. Se ti ho detto che fa 5, ecco, questo è il discorso. In disaccordo, dissonante, palese con la realtà oggettiva. Il risultato di tale operazione conduce lo scienziato a specchiarsi in una realtà che lui stesso ha inconsapevolmente creato. Noi siamo i creatori dell'universo esterno, che dall'esterno tende palesemente a, insomma, fargli vedere che il suo errore esiste, e ponendolo di fronte ad un controaltare di uomini con pensieri aberranti. Che cosa vuol dire? Io dico, le cose stanno così, le mele cascano per terra perché c'è la forza di gravità. Non c'è nessuna ragione, diceva Wyler, perché le mele caschino per terra. Wyler, premio Nobel per la fisica, credo, che abbia preso il premio Nobel. Quindi, perché io dico questo? Dentro di me c'è qualcosa che non torna, ma io faccio finta di niente. No, le formule dicono questo, le formule dicono questo, basta. Io, che sto... sono lo scienziato di turno che fa il percorso di acquisizione di consapevolezza, mi creo inconsapevolmente una realtà esterna che a specchio esternamente mi dice che sto dicendo una cazzata. Che cosa succede nei fisici? Succede questo. Quando il cosmologo si trova di fronte a un terrapiattista, ma perché il cosmologo di turno che ha studiato si trova di fronte a un terrapiattista? Lui stesso crea inconsapevolmente l'idea del terrapiattista, che gli spara una marea di cazzate. Perché? Perché il cosmologo di turno deve capire che sta dicendo qualche cosa che non è corretta, e il terrapiattista lo specchia. Come peraltro il terrapiattista si specchia con il cosmologo. E il terrapiattista, che dice una marea di cazzate, e il cosmologo, che è la sua parte interna, dice: ma se te avessi studiato non sarebbe stato meglio? Ecco, questo è un po' l'aspetto fondamentale. Il cosmologo di turno si trova di fronte al terrapiattista, il quale gli dice delle cose che non sono vere, ma in realtà il cosmologo potrebbe dire: ma perché mi sta succedendo questa cosa? Vuoi vedere che io in realtà non ho tenuto conto di qualche cosa? La formula mi dice questo, ma basta? Basta che il lobo sinistro mi dica che 2 più 2 fa 4 per crederci? Allora, non è così, evidentemente non basta. Cosa ho sbagliato nella mia teoria, visto che mi specchio in un gruppo di fanatici? Gli errori della scienza, perché la scienza spara cazzate. Questa è una cosa che deve essere chiarita da tutti. Cioè, noi abbiamo una visione, che è la visione che ti dà anche la televisione, che ti dà lo Stato, che ti dà il potere. Noi ci fidiamo degli scienziati, gli scienziati hanno detto questo, questo è vero. Beh, gli stessi scienziati onesti dicono no. Gli errori della scienza, vedi,
The Economist, non è il giornale di Topolino. E questo cosa c'è scritto? Vedi, c'è scritto: gli scienziati sono spinti a pubblicare qualunque cosa per ottenere fondi, riviste che privilegiano i lavori importanti, e quegli altri che sarebbero tecnicamente meno importanti non vengono neanche presi in considerazione, studi inaccurati, poche verifiche, la ricerca scientifica ha cambiato il mondo. Però ora è il momento in cui il mondo cambia la ricerca scientifica. Io vengo dal mondo dell'università, il mondo dell'università è un mondo corrotto di persone che vincono i concorsi universitari perché sono truccati i concorsi universitari, no due o tre, tutti. Cioè, è una cosa che va capita questa qui. Cioè, è inutile dire lo so, l'ho sempre saputo. E allora cosa fai? Niente? Ecco, che qui nasce l'idea del fare. Questo te lo dicono i giornali. Nella storia della scienza ci sono grossolani errori che essa stessa tende a riprodurre per mancanza di consapevolezza nel leggere ed interpretare le proprie stesse formule. C'è la letteratura, voi andate a vedere, qui io non dico niente che non è coperto da letteratura. Non sono idee mie, sono idee della letteratura scientifica. Qui si sta parlando di una cosa, ma allora te non ti devi fidare più della scienza? Guardate che noi abbiamo, stasera, dimostriamo che abbiamo tutti gli strumenti per capire, tutti, non c'è bisogno di avere 14 lauree a Oxford. La scienza praticamente è questa, tradita, ma vediamo il mondo della scienza come intoccabile e noi crediamo di non essere all'altezza, lo consideriamo alla stregua del mondo divino, dove lo scienziato, come Dio, è padrone della follia della creazione e non del mondo della ragione. Ve lo spiego in termini semplici, così questo ve lo ritrovate scritto, ma cosa voglio dire? Esistono due mondi, il mondo della follia e il mondo della ragione. Il mondo della ragione è il mondo della terra, è il mondo del 2 più 2 che fa 4. Il mondo della follia è il mondo degli dèi. Questo dicevano gli antichi, Galimberti ovviamente, Umberto Galimberti, che riporta questo tipo di situazione. Dio fa quello che gli pare e non ha bisogno di spiegazioni, quindi è un folle, a cui noi non possiamo neanche chiedere spiegazioni. Scusa Dio, ma perché mi hai fatto nascere con 7 dita invece di 5? Non gliele devi fare queste domande a Dio, dice Galimberti, perché Dio è folle e fa quello che vuole. Cioè, ti rendi conto di questa cosa? Allora, il mondo della scienza non può essere il mondo di Dio. Il mondo della scienza deve essere il mondo della ragione, per sua stessa implicazione. Quindi lo scienziato non ti può venire a dire le formule sono così e basta. No, bisogna ragionarci sopra, se no ti pigli per il culo. Nature, giornale scientifico, su 1.576 lavori pubblicati, solo il 3% è valido, il 73% è finto. Nature, il 73%. Capisci che lo scienziato, il cosmologo, ha bisogno di specchiarsi col terrapiattista, che gli rappresenta il 73% di puttanate che lui stesso ha pubblicato solo per fare carriera. Non solo, perché questa è solo una parte. Andiamo a vedere la coscienza che cosa dice. Te puoi essere in buonissima fede, in ottima fede, e quindi non avere pubblicato, come la maggior parte degli scienziati oggi fa, a cazzo. I lavori scientifici non sono riproducibili, te lo dice Nature. Ci può essere anche quello scienziato che non ha deciso di fare carriere, quindi deve pubblicare per forza continui lavori e quindi si inventa i dati di notte. No? Si vede chiaramente. Te va, prendi il curriculum di qualcuno dei miei ex colleghi del Dipartimento di Chimica e scopri che ha fatto 25, pubblicato 25 lavori scientifici in un anno. 25 lavori scientifici, non c'è neanche il tempo di scriverli in un anno. Ne scrivi 3. Come mai non ne ha pubblicati 25? E ti rendi conto che poi fa
carriera, diventa professore, poi diventa direttore del dipartimento, poi in futuro diventa senatore, perché quella è la faccia, quando si rodano proprio di culo, senatore. Cioè, e sono persone, io mi ricordo c'era una volta un direttore del dipartimento di chimica che un giorno mi chiama Coscienza, la Coscienza, mi chiama, io ero lì nel corridoio del dipartimento, dice scusa, Malanga, ti posso fare una domanda, direttore del dipartimento di allora? Sai, dobbiamo preparare gli studenti, devono venire i nuovi studenti qui, cioè dobbiamo preparare dei tavoli, e allora volevo mettere delle tovaglie col colore della chimica. Col colore della chimica, sai il berretto della chimica? Qual è il colore del berretto di chimica? Cazzo, sei il direttore del dipartimento e non sai qual è il colore del berretto della chimica. Cioè, non sai neanche come ti chiami. Ma come l'hai vinta questa cazzo di cattedra che c'hai? No? Ecco che la coscienza ti appare. Le statistiche sono quelle. Noi oggi esaminiamo non i malfattori, quelli che hanno rubato. Noi analizziamo quelli che hanno fatto le cose in buona fede e che hanno fatto una marea di errori grossissimi, di cui tutti si sono accorti, ma tutti fanno finta di niente. Ce ne accorgeremo. Le fasi del mondo scientifico. Allora, come si fa un lavoro scientifico? Dice che c'è un problema. No, il problema è, va bene, devi capire che esiste un problema. E Newton si accorgeva che cascavano le mele e ha detto, porca puttana, che cascano le mele per terra, è un problema, no? Antonino Zichicchi, quando gli chiesero che cosa sono gli UFO, lui disse, ah, gli UFO non ci sono perché io non l'ho mai visti. Vedi cosa vuol dire essere cattolico e scienziato? Cioè, sei un cretino. Non c'è un'altra possibilità. Tentativo di soluzione, ipotesi, ti devi fare un'ipotesi. Non è possibile capire, studiare qualcosa se te non ti sei fatto un'ipotesi. L'ipotesi poi la verificherai in qualche modo, cercherai di controllare sperimentalmente tutti i dati, se non ti tornano, torni a capo e dici ho sbagliato qualcosa. Funziona così. Ammettendo quindi che non esistano intenzioni di frodi, consapevoli, perché poi l'inconscio ti fa frodare lo stesso, il punto dolente sta nella ipotesi, cioè se te ti devi fare l'ipotesi, se te sbagli qualcosa nell'ipotesi sei finito. Infatti se essa è sbagliata e porta a conclusioni errate, e su questo non c'è dubbio, delle quali potremmo però non accorgerci mai, perché le misure che noi facciamo tornano. Il fatto che le misure tornino, io ho previsto che 2 più 2 farebbe 4. Se 2 più 2 fa 4 vuol dire che la somma è una formula giusta, un operatore giusto. Vado a verificarlo, prendo 2 mele, ci metto altre 2 mele e vengono fuori 4 mele. C'ho ragione. Il dato sperimentale nella fisica, la fisica è per esempio quella scienza che studia le cose perché le misura. Benissimo. Alcune volte le misure tornano perfettamente, ma le formule sono sbagliate. Le misure tornano per puro culo. Succede. E te non te ne puoi accorgere, perché te dici, se la misura mi torna, la formula ha previsto che viene fuori il numero 4. La misura mi dà il numero 4, la mia teoria da oggi è santa. Non si tocca più, perché è così. L'ho misurata. Facciamo alcuni esempi in cui sono state prese delle cantonate enormi, di cui voi non vi rendete conto all'inizio, ma dopo questa sera vi renderete perfettamente conto. Tornate a casa e le dite alla maestra, alla professoressa che insegna ai vostri figli queste cazzate, dice guarda che non è così. Partiamo della formula dell'energia. Eccolo qua. E se, questa la conoscete tutti, E uguale a MC al quadrato. No, questa è una formula che non è così. Ci viene spadellata in tutte le salse, E uguale a MC al quadrato, nelle parole crociate, Piero Angela, cioè voglio dire, tutti da scuola, sulle vignette, sulle magliette, no? E te credi che sia quella? Hai mai pensato che non era quella la formula? Non ci hai mai pensato? T'hanno preso per il culo, non è quella la formula. Andiamo a vederla veramente la formula, nel casino delle formule, da cui dipende tutta la fisica moderna. Andiamo a prendere la lente di ingrandimento e guardiamo com'è fatta quella formula. Ta-ta! Quella formula è così. E al quadrato uguale P al
metro quadrato che è il momento, l'impulso lo chiama qualcuno, per la velocità della luce al quadrato più m2c alla quarta. Questo primo termine è piccolino e Einstein ha detto: io lo cavo e lo ha tolto e rimane e al quadrato uguale m2c alla quarta, di cui ha estratto la radice quadrata. Ma se ha estratto la radice quadrata ha fatto una cazzata. Perché? Perché vedi, e qui lo possiamo vedere, leggiamolo mettendoci gli occhiali perché sennò non vedo una mazza. Allora, lui dice fino al 1905, Wikipedia è questo qui, è la roba bianca di Wikipedia. Guarda cosa dice Wikipedia. Fino al 1905 si riteneva che la massa e l'energia fossero due realtà fisiche molto diverse, ma Einstein in quell'anno, passato alla storia come il suo anno mirabilis, lo dice lui di se stesso poi, un po' egoico, comprese che queste due grandezze sono strettamente collegate tra di loro attraverso quella formula lì. Praticamente l'energia è interconvertibile in massa e viceversa. Qui ci ho messo un link. In questo link c'è scritto, su lavori scientifici pubblicati, come gli scienziati di fisica moderna si picchiano perché nessuno ha capito esattamente che cosa significa E uguale mc al quadrato. Andate su quel link lì e vi scaricate il lavoro e vedete che gli stessi scienziati hanno le idee estremamente confuse su come interpretare una banale formula che a noi ci viene data come così, frutta e verdura al mercato. Ma la massa, dice, non si conserva, ma è soggetta a continue variazioni, in particolare aumenta o diminuisce di una quantità pari a E diviso C alla velocità della luce al quadrato. Dice questo, state attenti, perché poi ve lo riprendo questo discorso qui. E di conseguenza la massa può essere assimilata a una forma di energia qualsiasi. Non si sa tutt'oggi come la massa e l'energia si trasformino l'una nell'altra, non si sa. Insomma, sostanzialmente, tutto ciò prevede che qualsiasi corpo spinto alla velocità della luce assuma massa infinita, come un'unica eccezione, il fotone. Se il fotone non ha massa, e non si sa perché non ce lo debba avere, però non c'ha massa, te lo dice Gesù. Il fotone non ha massa, e siccome non ha massa non è che la può aumentare quando va alla velocità della luce. Questo è un concetto sbagliato, non si interpreta così, c'è scritto nel... è un'altra cosa, vuol dire tutta un'altra cosa, non è così che funziona l'interpretazione, ma non ci importa l'interpretazione di questa formula, ci importa l'errore matematico che è stato fatto e che è sotto gli occhi di tutti di un bambino di terza media, che ora ti faccio vedere. In altre parole, come dicevo, siccome il fotone non ha massa, e questo ve l'ho detto, ma che cosa succede? Succede che ci si è dimenticati di considerare che per l'energia ci sono due possibili soluzioni, una positiva e una negativa. Perché hai fatto una radice quadrata? Hai fatto la radice quadrata dell'energia. Più 2 per più 2 più 4. Ma più 4 è uguale anche a meno 2 per meno 2. Allora l'energia potrebbe assumere valori più 2 e anche meno 2. E i valori meno 2 che fine hanno fatto? L'abbiamo tolto. Perché? Non ci piaceva. Perché? Così. Come così? L'energia negativa non ha senso. Per te che sei un coglione non ha senso, l'energia negativa ha un senso preciso. L'antientropia, l'antifotone, la materia oscura. Pensa quante cose si potrebbero comprendere se te accetti che esista l'idea dell'energia negativa. La tua formula te lo dice. E te cosa fai? La cancelli? La metti sotto il tappeto? Te l'ha detto la matematica, che esiste anche... sì, l'ha detto la matematica, però noi l'abbiamo tolta. Cioè, te stai facendo la stessa cosa. Non vuoi vedere con i tuoi occhi, come dicevo nelle prime slide, la realtà. Ti viene un risultato fatto così, più 2 e meno 2. Perché devi toglierne metà?
Perché secondo me l'energia non esiste. Ma chi l'ha detto? Dove si dimostra che l'energia negativa non esiste? Tra parentesi, poi si dimostrerà fra un anno, due anni, tre anni, dopo Einstein, che l'energia negativa esiste, e quindi Einstein la piglia in quel posto. Ma nessuno fa finta di niente, tutti fanno finta di niente, nessuno rimette le mani. E invece bisogna metterci le mani, perché è importante questa cosa. E guardate, io cerco di mettere la spazzatura sotto il tappeto, ma la spazzatura prima o poi va tolta. Passano gli anni e arrivano due signori che si chiamano Klein e Gordon, i quali sono fisici quantistici e volevano calcolare l'energia come l'aveva calcolata Einstein, però sulle formule della fisica quantistica. Vai con Wikipedia. Wikipedia fa tutto sto casino e ti dice sostanzialmente: vedi questa formula qui? Questa è la formula dell'energia. L'energia viene trasformata da Klein e Gordon in un operatore. Cosa vuol dire? Cos'è un operatore? Un operatore, lo sapete tutti cos'è un operatore. Più, meno, per, diviso. Quelli sono operatori. L'operatore è una cosa che opera sull'universo tra, per esempio, il più opera tra due numeri, tra il 4 e il 2. 4 più 2 e lo fa diventare 6. Questo fa l'operatore. Una volta che la formula dell'energia di Einstein era questa, P2, C2, M2, C alla quarta, la formula di prima, radice quadrata, perché l'energia è questa, questo lo faccio diventare un operatore. Qualsiasi cosa di cui voglio calcolare l'energia, applico questo tipo di operatore matematico e devo scrivere questa cosa qui. Bene, qui c'è una freccia nera che vi fa vedere, qui c'è qualcosa che non va. Perché? Klein e Gordon si rendono conto di una cosa banalissima: non possono fare la radice quadrata di un operatore. Che faccio? La radice quadrata del per. Non si può fare la radice quadrata del per. E Klein e Gordon dicono: sai cosa faccio? Colpo di genio. Calcolo l'energia al quadrato. Che cazzo me ne frega a me di far calcolare l'energia? La calcolo al quadrato, così non devo fare il quadrato di un operatore che non so fare. Però sono più onesti gli Einstein e dicono: porca puttana, però facendo così non abbiamo fatto i calcoli giusti, perché ci siamo dimenticati dei valori dell'energia negativa. E l'energia negativa? Nel frattempo passano gli anni. Passano gli anni. Però, vedete, cosa c'è? Wikipedia, la sentì. Noi, terza media, matematica della terza media, ci stanno pigliando per il culo, matematica della terza media. Allora, in fisica teorica la massa negativa è un concetto ipotetico. Già, perché se io, per esempio, dico che esiste una energia negativa e uguale a mc al quadrato, per farmi tornare i conti bisogna che la massa sia negativa. Un'antimassa, l'antimassa non esiste. Mezzo chilo, meno 2 chili non esiste. Cosa dice Wikipedia? Ipotetico, è una cosa ipotetica. Aspetta che torno indietro. Ipotetica, che serve solo per fare dei conti teorici, ti dice solamente questo. Poi ti dice: la relatività generale descrive la gravità e le leggi del moto di Newton sia come particelle positive che come cose negative. Quindi Newton, per lui, metterci un segno più o un segno meno non è tanto importante. Però purtroppo le cose, a noi non ci risulta che la massa negativa abbia un significato. Scoperta. Là sopra ti dice: la fisica teorica, la massa negativa è un concetto ipotetico. Sotto, scoperta. Il professor Tardetani e la sua equipe hanno scoperto la massa negativa. Ma allora sei scemo? Sopra mi hai detto che la massa negativa non c'è e sotto mi dici che c'è la massa negativa perché l'ha scoperta Tizio Caio Sempronio in lavori scientifici pubblicati. Ma se esiste invece l'energia negativa, allora esiste anche la massa negativa. Il concetto di massa ed energia negativa sono necessari per descrivere la natura dell'universo, che altrimenti rimane campata in aria, perché i conti ai fisici non tornano. Basterebbe dire che esiste la massa negativa e le cose tornerebbero. Quindi, porca puttana,
fregando due volte. Mi ha fregato Einstein e mi ha fregato Kleene Gordon. Su una radice quadrata, alla terza media lo sai che le radici quadrate hanno due risultati. Perché uno me lo toglie? Non ha senso. Ma per non scoprire l'errore grave, matematico ed operazionale effettuato, la scienza compie un secondo, un terzo, un quarto errore formale. Trascurare la realtà oggettiva è, ovviamente, e sostiene che quello che vede non è vero, confutando la prova sperimentale che dimostra che esiste un errore. Allora, la fisica dice: le cose che devo fare sono corrette, sono vere se le misuro, e quando le ho misurate sono incancellate. Non le posso più fare a meno, cioè non posso più dire che non esistono. Beh, hai dimostrato che la massa negativa esiste e tu continui a dire che la massa negativa non c'è, ma se l'hai misurato c'è qualche cosa che non va. Perché? Perché la teoria di Einstein deve essere portata avanti, perché deve andare avanti, perché è così. Primo comandamento: il fotone ha massa non nulla ogni tanto. Poi vediamo se è vera questa cosa qui. Perché la fisica quantistica dice che il fotone non ha massa. La fisica, lo sapete tutti, qualcuno che ha studiato un po' di più, la fisica, il fotone non ha massa. Era quello che può andare alla velocità della luce perché tanto non ha massa. Falso. Ma non perché lo dico io, perché c'è scritto su questa review. È una delle tante review, cioè una rivista in cui scientificamente ci sono 250 voci bibliografiche di altrettanti ricercatori che hanno calcolato la massa del fotone. Ma allora mi pigli per il culo. Non è vero che il fotone non ha massa. Il fotone la massa ce l'ha, c'è scritto lì. Ma non ci posso fare nulla. Perché ti faccio vedere il lavoro scientifico? Te lo faccio vedere perché la gente poi mi dice, in coda alle pubblicazioni dei video su YouTube: ma Lange ha sparato una marea di cazzate, non è vero niente. E io tutte le volte gli devo dire: no, te non hai fatto letteratura, perché se fai letteratura scopri queste cose qui. Allora il fotone ha massa. Guarda quest'altro lavoro, questo è interessante. Se esiste il fotone con massa positiva che va avanti nel tempo, esiste anche l'antifotone con massa negativa che va indietro nel tempo e che è l'immagine speculare del fotone. E c'è scritto qui, in questo lavoro pubblicato scientificamente, ma in tanti altri, io ne ho preso uno, ce ne saranno 200 che fanno vedere questa cosa. Ma come? Il fotone non solo non ha massa, ma ora mi stai dicendo che esiste anche un antifotone. Ma allora c'è qualcosa che non va. La fisica quantistica che ti stanno raccontando ti sta dicendo delle palle. Guarda questo esempio. Il lavoro di prima cita qui dei signori che sono Aronoff e Bohm. Aronoff e Bohm sono due signori che hanno fatto l'esperimento, che è questo. Prendono le formule, fottiamocene, però dopo quello lì, in coda al video, scrive che io ho sparato una cazzata. Allora così si studia le formule e poi sta zitto. Qui c'è un solenoide, ci passa la corrente, qui ci abbiamo due elettroni, un elettrone che va di qua, un elettrone che va di là, i due elettroni fanno sto giro. Perché fanno questo strano giro? Perché vanno dalla parte opposta del solenoide senza passarci nel mezzo? Perché vengono distratti così? Ah, non lo sa nessuno. Come non lo sa nessuno? L'effetto Aronoff-Bohm. Il campo elettrico e il campo magnetico attorno a una situazione del genere è zero. Quindi un elettrone che passa fuori del magnete non può essere stirato da una parte perché non ci sono le forze. Allora sai cosa fanno i fisici? Allora sì, è vero, il campo magnetico è zero, il campo elettrico è zero, hanno fatto un paio di conti e scoprono che c'è una cosa che si chiama A, che noi chiamiamo potenziale, che è un numero che non è zero, dipenderà dal potenziale. Cioè la metà dei fisici del mondo pensa che il potenziale sia una creazione artefatta, cioè una cosa che viene fuori dai conti ma che in realtà non ha nessun significato. Ma questo è ancora niente. C'è un'altra cosa strana.
I fotoni hanno l'effetto Aronoff-Bohm. Come? I fotoni non sono carichi, non hanno massa e fanno la stessa cosa. Sapete che qui ci sono dei progetti per l'invisibilità, perché se te metti una cosa qui, il fotone fa questo lavoro qui, questo oggetto qui, il fotone ti fa vedere le cose, l'oggetto diventa invisibile. Ci sono dei progetti di costruzione di oggetti invisibili sull'effetto Aronoff-Bohm. Qui vi dico questo perché, voglio dire, c'è qualcosa che non va. Guardate, sapete l'effetto, il famoso esempio della particella, del fotone che viene sparato e deve passare attraverso due buchi. Quando i fotoni vengono sparati attraverso due buchi, si comportano come onda o come particella, e qui su questo schermo fanno vedere delle misure di interferenza, delle figure più o meno colorate, delle macchie di colore. Se ne deduce che anche un fotone solo passa un po' a destra e un po' a sinistra, cioè passa un po' da tutte le parti. Questo è quando il fotone si comporta da onda. Poi, se no, in certi momenti si comporta solo a particella e allora passa da una parte sola. Al di là di questo fenomeno che i fisici non sanno interpretare, ma di cui io do un'interpretazione banale, ci mettono un toroide dentro, un solenoide, con dentro degli avvolgimenti e danno via la corrente. Quello che succede è che il fotone di destra si piega in un modo, il fotone di sinistra si piega in un altro modo e le figure di interferenza si spostano. Non esiste nessuna possibilità di spiegare questo fenomeno, a meno che il fotone non ha massa. E la massa calcolata del fotone è 10 alla meno 54 kg. Allora non è vero che il fotone non ha massa, perché ci sono 200 esperimenti diversi, tra cui l'esperimento di Aronoff-Bohm, che ti fanno capire che invece il fotone ha una massa. Ti stanno pigliando per il culo. Già. E la presa per il culo storicamente continua, storicisticamente. A un certo punto avviene Maxwell. Buongiorno, sono il signor Maxwell, vinco il premio Nobel perché ti dico come è fatta la luce. E scrivo le quattro equazioni di Maxwell, di cui non ce ne importa una mazza. Ma nelle quattro equazioni di Maxwell, che meraviglia, le equazioni di Maxwell confermano che Einstein aveva ragione. Per questo gli piace Maxwell alla gente, perché Einstein ci aveva ragione. Se Einstein aveva fatto un errore che è passato sotto silenzio, e se Maxwell dà ragione ad Einstein, vuol dire che Maxwell ha fatto lo stesso errore. Terza media. Vai a vedere la terza media. Vedi questi due numerini qui? Mu0 e E con 0 sono due numerini che si chiamano suscettività magnetica e permissività elettrica, se non mi ricordo male, che ti fanno capire, a seconda del materiale che ti utilizzi, la luce, i fotoni, come ci vanno dentro, se hanno una certa resistenza, insomma, si può calcolare l'indice di diffrazione dei materiali. Sapete, l'indice di diffrazione è quella cosa che quando tu vedi un raggio che ti entra nell'acqua, il raggio va via. No? A seconda dell'indice di diffrazione, che si calcola come un angolo, a seconda della densità del materiale, ecco che questo raggio, che dipende da queste due cose, assume valori differenti. Cosa dice Wikipedia? Perché ragazzo, Wikipedia è come Piero Angela, eh? Ha scritto Wikipedia, l'ha scritto Piero Angela, secondo me, di nascosto, di notte. Allora, vedete subito una cosa fondamentale. Faccio vedere questo, guarda. La velocità della luce, che è questa, C, dipende da 1 diviso la radice quadrata di questi due numerini. Quindi, facendo i calcoli, Maxwell scopre che questo numero è esattamente 300.000 km al secondo. Lo stesso numero che gli viene Einstein. Che ganzo! Allora Maxwell c'ha ragione. È una ganzata. Ed ecco che ti danno il premio Nobel, perché gli conviene alla gente dire che Einstein è la religione di turno. Einstein c'ha ragione. Guarda che Einstein ha avuto delle pensate meravigliose, ha fatto delle pensate, cioè, ne potremmo parlare per ore, che non è il caso. Però c'è un errore qui dentro. Guarda cosa c'è scritto qua. Qui c'è scritto: nel caso in cui sia epsilon che mu siano negativi, la soluzione corretta dell'equazione di Maxwell impone che si debba scegliere come indice di rifrazione la radice negativa, e quindi n, indice di rifrazione, è uguale a meno radice di questa cosa qui. Cioè qualcosa che non torna. Molto faccio vedere.
Innanzitutto, se epsilon e mu sono negativi, il prodotto di due cose negative è una cosa positiva. Quindi questo cazzo di segno meno da dove viene? Viene da una cattiva interpretazione della pagina di Wikipedia in inglese, che è stata tradotta così. Nel caso in cui sia epsilon che mu, cioè tutti e due, no, uno per volta c'era scritto nella pagina inglese, ma ritraducendo in italiano viene sia questo che quello, ma solo uno per volta nel termine inglese. Quindi chi ha tradotto a cazzo. Cioè è un problema di consapevolezza, te non sai cosa stai scrivendo. Ma c'è un errore ancora più grosso, terza media. Se uno dei due è negativo, la radice di un numero negativo non si può tirare fuori il segno meno. La radice di meno 1 non è uguale a meno radice di 1. Maxwell fa un errore di matematica che se lo facevo io in terza media mi davano un calcio nel culo e mi facevano fare il giro del dipartimento in questo modo. Ma perché è necessaria questa cosa qui? Perché questi due numeri ti dicono che la velocità della luce c può essere negativa. E uguale mc al quadrato. E l'energia allora sarebbe negativa. Ecco la stessa fregatura. Maxwell ricade in un altro modo nello stesso errore. Errori banali. Cosa dice? Perché poi ti pigliano per il culo ancora. Esistono materiali che hanno questi due numeri negativi. O uno o l'altro. Sono stati studiati, è scritto qui, ci sono, benissimo, e qui ti dice una serie di cose che sono sbagliate, ma che in un lavoro tecnico, che è questo, si vede, qui ho preso questo risultato, perché vedete, questo è l'asse del campo elettrico e l'asse del campo magnetico, l'asse dello spazio e l'asse del tempo, che divide l'universo in quattro ottanti, e si fa vedere come, a seconda dei valori che si piglino, esistono questi materiali basati sulla ferrite, materiali più comuni che sono questi che noi abbiamo, oppure i semiconduttori, i drogati. Non vediamo nessun materiale che abbia tutti e due i numeri negativi. Quindi Wikipedia, che aveva tradotto male, già qui si sputtana, chiaramente. E questo ricorda molto l'universo evideonico, cioè l'universo come è fatto. Questo è l'asse dell'energia, questo è il piano dello spazio-tempo, e per ogni quadrante dello spazio-tempo c'è un tipo di materiale. Come si vede, qui ci sarebbe l'antimateria. Qui noi non possiamo vedere niente perché l'antimateria non ce l'abbiamo in mano, e quindi questi materiali fatti di antimateria da studiare non ci sono. Però, vedi, sostenere che la radice di 1, la radice di meno 1 è di meno 1 è uguale alla meno radice di 1 è un errore grave. Un errore grave ti buttano fuori l'esame di matematica. Allora, è lo stesso errore che ti fa capire come dentro la formula di Einstein c'è l'energia negativa che ti viene dalla relatività generale, dall'equazione di Maxwell, dall'equazione di Klein-Gordon. Nonostante tutto, te la neghi a te stesso, la matematica dice che c'è e te la butti via. Non solo, le misure sperimentali ti dicono che il fotone ha massa. Misure sperimentali fra un istante ti diranno che il fotone ha anche sovente, spesso, massa negativa. E questo è il massimo, perché ci si spara nelle palle, perché allora qualcuno ci piglia per il culo. Ma sono lavori scientifici. Secondo teorema, secondo comandamento, il fotone è un fonone rallentato. Cosa vuol dire? L'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni questa cosa qui, vedete che poi ci serve nella vita questa cosa. L'ho pensato lontano, ma poi quando vedete una diapositiva capite perché faccio tutto sto casino. Quando io rallento un fotone, cosa succede? Come? I fotoni non si possono rallentare, vanno solo alla velocità della luce. Falso. Perché noi andiamo a cercare che cos'è un fotone. Il fonone è, c'è scritto lì sopra, ve lo leggo qui, è il singolare maschile fisica. Quanto di energia vibrazionale che si associa al propagarsi di un pacchetto di vibrazioni meccaniche di tipo acustico. Un casino. Cioè, è una certa energia che quando entri in un cristallo, questa energia
che lo mette in vibrazione il cristallo, e il cristallo si sposta, si muove, fa qualcosa, vibra. Vibra e quindi produce suono. Benissimo. Quindi il fonone è un quanto di energia che in un cristallo riesce a muovere un atomo, ci prova, del reticolo cristallino. In altre parole, il fonone è un'onda sonora che produce suono. Da dove viene il fonone? Lavoro scientifico. Ta-ta, c'è scritto qua. Questo lavoro scientifico fa vedere una cosa fondamentale. Quando io prendo un raggio di luce e lo faccio passare in un cristallo, il raggio di luce, proprio perché passa nel cristallo e dipende da epsilon 0 e mu con 0, rallenta. Nel rallentarsi si trasforma in un fonone. Il fonone, che è un'onda sonora, vibra, fa vibrare il cristallo e lo sposta. Ta-ta, così. Vedi? Il fotone entra di qui. In questo, sono lavori scientifici pubblicati, non me lo sto inventando. E esce di qui. Quando interagisce all'interno con gli atomi del cristallo, succede qualche cosa, il fotone rallenta, si trasforma sostanzialmente in fonone, perché io ci ho messo dei fotoni, ma tiro fuori dei fononi, perché altrimenti il cristallo non vibra, perché il fotone non ha massa, il fotone non ha massa, mica può interagire con la massa del cristallo, non c'ha massa, e invece succede qualche cosa di misterioso per cui il fotone non c'è più. Vedremo poi che come scompare, si formano i fononi e questo fonone sposta questo cristallo in questa direzione. È stato misurato lo spostamento, non ci posso fare niente. E qui cosa c'è scritto? E qui in questo lavoro scientifico c'è scritto che il fonone viene creato da onde gravitazionali e per contro onde gravitazionali creano fononi. Cosa vuol dire? Te prendi un raggio di fotoni, li fai entrare dentro una marmellata fredda a meno 273 gradi. Siccome a quella temperatura lì si ferma tutto, il fotone, che è una bella arzillo, va alla velocità della luce, si ferma pure lui. Rallenta. Nel rallentare si producono dei fononi e questi fononi producono onde gravitazionali, cioè pesano i fononi. Ma non è tutto, non è tutto. Guarda qui, cosa c'è scritto qui, in questo lavoro scientifico. Il fotone vanisce, scompare quando tu lo metti nella marmellata fredda a meno 273 gradi. E dove cazzo va a finire? Ti leggi il lavoro scientifico e loro se ne fottono del fatto che i fotoni scompaiono, a loro gli interessa un'altra cosa. Ma i fotoni scompaiono, non si può far scomparire un fotone così. Compaiono i fononi. Ce l'ha presa da lontano, ma poi capisci al volo. Allo zero assoluto il fotone si ferma e quando si ferma sparisce. Light speed reduction, tu 17 metri per secondo in ultra cold freddi atomic gas. Cioè tu riesci a rallentare i fotoni. Ma come la scienza ufficiale, la scienza, questa è scienza ufficiale, ti dice che i fotoni vanno alla velocità della luce e basta. Non è vero. Hanno pubblicato che i fotoni si possono fregare con le loro mani raffreddandosi e si bloccano. Quando spariscono i fotoni, compaiono i fononi. Sostanzialmente la massa di un fonone è stata calcolata come 10 alla meno 24 kg. Sapete cosa fa questo fonone? Se sbatte contro un atomo di idrogeno, che pesa più o meno quella cosa lì, lo sposta. Lo so che lo sposta, però qui c'è il bello. Guarda questa formula qui che c'è scritto. Sto calcolando la massa del fonone. La vogliamo vedere con la lente di ingrandimento? Ta-ta, guarda un po' qui che c'è scritto, massa del fonone, segno meno. Lo sai cosa vuol dire? Che il fonone ha una massa negativa. Ma come? Non esiste l'energia negativa? E allora non esisterebbe neanche la massa negativa. E allora questi perché hanno fatto queste misure? Lo sai che cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo un raggio di fotoni, lo raffreddo e lo butto su una pietra, la pietra si solleva perché è stata colpita da una massa
antigravitazionale che la porta in alto. Hanno calcolato che i raggi di fotoni, sparati in parallelo tra di loro, si avvicinano, perché si attraggono tra di loro. Ma il problema è che i due raggi si alzano per aria, perché vengono respinti dall'attrazione terrestre. Allora ti hanno raccontato una marea di puttanate. E te, perché non te ne sei accorto? Lo sai che le radici negative, che quando fai la radice quadrata di una cosa vengono fuori due risultati. Perché te non gli hai detto al tuo fisico quando te l'hanno insegnato questa cosa? Ma lei mi sta raccontando una marea di cazzate. Lo sai che la radice di meno 1 non è uguale alla meno radice di 1? È la terza media, te ne insegnano in terza media queste cose qui. Quindi noi non dobbiamo avere paura delle formule di matematica, perché ti stanno raccontando una cazzata. E gli stessi lavori di fisica quantistica ti dimostrano il contrario. È la coscienza che conta. La coscienza ti fa capire come, per esempio, puoi usare un fotone per creare dell'antigravità, come puoi usare un fonone per fare il contrario, cioè per fare luce. Ma come cazzo le hanno illuminate le piramidi mentre le stavano costruendo, che non hanno trovato tracce di fumi, se avessero usato delle candele o cose simili? Non c'è niente. Come l'hanno misurate? Sapete cosa dice la scienza? Con una serie di specchi che la prendevano luce da fuori e la facevano entrare dentro così, senza rendersi conto che stanno dicendo una cazzata, perché c'è una cosa che si chiama coefficiente di estinzione. Dopo il terzo specchio tu non vedi più nulla, perché la luce si ammoscia, diciamo così, in termini tecnici. Allora, la luce si ammoscia, sì, in termini tecnici. Guardate questa cosa qui. Questo è un barattolo dentro la quale c'è dell'acqua calda che si viene fatta bollire, riempita di gas, un gas nobile. Qui c'è un registratore di fotoni, qui c'è un microfono, qui c'è un trasduttore, cioè una cosa che fa vibrazioni, un martello pneumatico, no? In queste condizioni, sotto pressione, si creano delle bolle, le bolle della roba che bolle. No. Queste bolle qui, quando esplodono, producono fotoni, luce. Guarda, tanta, eh? Quindi il suono produce fotoni, i fotoni producono suono. Non è che ci vuole Gesù Cristo a capire che il fotone e il fonone sono la stessa cosa, solo che non si vede se te non vai a meno 273 gradi e blocchi tutto. In quell'istante il fonone che si sta raffreddando sta subendo un'accelerazione negativa. Sapete cosa vuol dire in termini di Einstein un'accelerazione negativa? Antigravità. Perché? Non ve lo sto a spiegare qui. Ma la forza di gravità è una forza incredibile. Guardate, voi ammettete di cadere sulla Terra. Se voi cadete sulla Terra, nell'istante in cui venite attratti dalla Terra e cadete con la accelerazione G, che è quella calcolata per la Terra, voi non sentite nessuna forza. Si scopre così che, secondo la teoria della relatività generale, l'accelerazione è una manifestazione della piegatura dello spazio-tempo. Non esiste nessuna forza, non ci sono forze, c'è la piegatura dello spazio-tempo. Quindi un'accelerazione positiva produce gravità. Se te fai questo discorso, l'accelerazione negativa è, sei costretto a dire che ti produce antigravità. Non è colpa mia. Il secondo principio è la termodinamica. Ce lo insegnano a scuola. La interpretazione della inconsapevolezza. Il secondo principio della termodinamica sostiene che l'entropia aumenta sempre. Essa è una misura del disordine del sistema che stiamo studiando. Una misura del disordine, no il disordine. C'è una differenza abissale tra queste due cose, guarda. Cioè, l'entropia è proporzionale alla simmetria del sistema ed è inversamente proporzionale alla temperatura del sistema. Cioè, più le cose si raffreddano, più l'entropia aumenta, no? È possibile.
possibile che il disordine aumenti quando diminuisce la temperatura. Non è così. Quando diminuisce la temperatura, te guarda l'universo. L'universo nel tempo si raffredda, tutte le cosette si mettono a posto, tutte le stelle si mettono, rompono più le palle, tutte, la densità dell'universo diventa costante, non ci sono più dei buchi da una parte e più massa dall'altra, tutto si omogenizza. Questo è, aumenta la simmetria del sistema. Questo te come lo chiami? Disordine? È ordine. L'entropia aumenta sempre. L'entropia è una misura del disordine. Ma allora dovrebbe essere una misura dell'ordine. È certo che è una misura dell'ordine. Infatti, davanti al segno S c'è un segno meno. Cristoforo Colombo. Cioè vuol dire che stai misurando una meno disordine. Che vuol dire un ordine. Ma perché l'hanno chiamato disordine? Non lo potevano chiamare ordine, che era più semplice. Perché a metà del 1800 la Chiesa Cattolica, quando hanno scoperto il secondo principio della termodinamica, dove la creazione di Dio, l'universo si spegneva e si raffreddava, gli hanno dato un'accezione negativa e l'hanno chiamata disordine. È per questo che i fisici del tempo, ob torto collo, hanno accettato di chiamarlo disordine, ma si sono ben guardati da pensare che fosse disordine e ci hanno messo un segno meno davanti. Questo è quello che c'è scritto sui libri di fisica, anche dell'università. Se voi prendete un sacchetto di palline, gialle da una parte, rosse da una parte e verdi dall'altra, sbattete il sacchetto così e le palline si mescolano. Vedi? È aumentato il disordine, mica succede il contrario. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, le palline mescolate sono l'ordine, perché c'è un piano di simmetria colore, cioè c'è una totalità di colore nello spazio, non c'è più il giallo da una parte, il verde da una parte, il rosso da un'altra parte, che sarebbe disordine, perché c'è una simmetria più bassa. La simmetria più alta è stata raggiunta quando le palline si sono mescolate tra di loro. Perché ti insegnano il contrario? Ti insegnano a dire che questa situazione è quella confusa per cui c'è il disordine. Vedi che quello che aumenta l'universo è l'ordine. E vedi che purtroppo c'è una cosa fondamentale. Su molti libri di fisica è scritto il contrario. E siccome quando le leggi e studi, che te leggi e studi, non è detto che tu capisca, finisci per insegnare queste cazzate anche ai tuoi studenti. Questa è una cosa fondamentale. Io mi ritrovavo al dipartimento di chimica di fronte agli studenti che mi dicevano: cazzo, ma questo è vero, c'ha ragione, ma allora come mai si chiama disordine? È perché al corso di chimica generale non mi hanno insegnato questa cosa? Perché quella che insegna chimica generale non le sa queste cose, perché a sua volta le hanno insegnate in un modo sbagliato. Ma ci vuole un minimo di ragionamento, cioè coi colori, con le cose, con la tua testa. Perché non ragioni con la tua testa e chiedi al tuo professore di insegnarti le cose come le ha capite lui? Le ha capite male. Non ci posso fare niente. Vedi, in questo qui, cosa c'è? La coscienza. Ah, e ti dicono, tutto ciò non ha niente a che fare con la coscienza. Come non ha niente a che fare con la coscienza? Lavori scientifici, questo è uno dei tanti lavori scientifici pubblicati su giornali scientifici, che dicono che la consapevolezza di sé, cioè te sai chi cazzo sei, è legata al numero di interazioni neuronali che il tuo cervello ha. Perché attraverso queste tu comprendi che cos'è I. Cioè l'informazione. Tu prendi più informazioni, elabori più informazioni, quanto più il tuo cervello funziona. È quello come la chiami? Consapevolezza. E la consapevolezza che cos'è? Il delta S, cioè la variazione di entropia, che ti misurerà sempre il tuo stato di coscienza. Lo dice la fisica quantistica, io non me lo sono inventato. La indeterminazione di Heisenberg. Ah, che palle! Tutti sanno che esiste un principio di indeterminazione di Heisenberg, lo sanno tutti. Non c'è nessun principio di indeterminazione, perché la formula di Heisenberg non è un principio, è una formula. Ma perché me lo chiami principio? Il principio è un'altra cosa. Il principio è il secondo principio della termodinamica. Si vede che l'entropia aumenta sempre, non ci posso fare nulla. Perché è così? Non lo so.
Questo è un principio indimostrabile. Heisenberg l'ha dimostrata la sua formula, viene da conti matematici, non è nessun principio. Quindi, e c'è scritto nei lavori di fisica quantistica di alcuni teorici che lo stanno sottolineando. Non me lo sono inventato io, sono andato a vederlo sui lavori scientifici questa cosa qui. Quindi, principio di indeterminazione non esiste. Parliamo dell'indeterminazione. Si chiama così. L'errore che faccio sulla quantità di moto moltiplicato per la lunghezza è uguale a metà della costante di Planck. È un numerino questo. Oppure si può scrivere anche così, che mi piace di più. L'errore che faccio sull'energia moltiplicato per l'errore che faccio sul tempo nel calcolare l'energia e il tempo di un oggetto è sempre uguale a sta cazzo di metà della costante di Planck. Ma vuol dire che sto facendo un errore, vuol dire che qualcuno ci ha chiuso in una scatola, l'universo, e non ci permette, un po' come la torre di Babele, di andare a vedere come ha fatto il creatore. Quindi noi non possiamo sapere esattamente come è fatto l'universo, perché il creatore non vuole. Ma il creatore siamo noi, ma perché io avrei dovuto costruirmi una scatola, un'abitazione in cui io non so come sono fatte le regole? Non ha senso. Se io sono il costruttore del mio universo, io non devo pensare che ho costruito l'universo con una indeterminazione. Devo pensare che l'indeterminazione io la vedo tale perché non ho consapevolezza di essa e né di me. Nell'istante in cui acquisisco consapevolezza di chi sono, il creatore, ecco che l'indeterminazione scompare. Infatti Compton, che è un altro signore, dice che l'errore che faccio sulla massa moltiplicato per l'errore che faccio sul tempo è uguale a un numeretto, che è un po' diverso da quello di prima, è un numeretto. Ma questa non è più un'indeterminazione. Lo sapete che cos'è questo? Questa è una cosa incredibile. Dice che l'universo vibra. E vibra perfetto. Una massa passa, come diceva Wikipedia nella prima cosa che vi ho fatto vedere, la massa è una qualità che aumenta e diminuisce, delta m, di una quantità precisa, e lo fa in un delta t, tempo preciso, e serve per misurare il tempo dell'universo. Le cose oscillano e la loro oscillazione rappresenta il clock tic-tac dell'universo. Cioè, capite che non è un'indeterminazione, è una determinazione precisa. Che cos'è che sta succedendo? La formula di Heisenberg non è cambiata, è quella lì. Le formule sono sempre giuste. Quella che conta è la consapevolezza con le quali le guardi, che ti cambia nel tempo e ti fa capire che finora hai creduto che l'indeterminazione di Heisenberg fosse una barriera contro la comprensione. Quando capisci che sei te che hai creato l'universo, capisci che nell'equazione non c'è nessuna incomprensione, c'è il fatto che l'universo è fatto così, in modo perfetto. E c'è poco da fare. Quello che è cambiata è la consapevolezza della formula. Quindi quando il fisico guarda una formula e ti dice questo vuol dire questo, è la sua interpretazione, la formula non la tocco, ma sei sicuro che sia vero? Perché la tua interpretazione potrebbe essere diversa. No, la tua interpretazione esce fuori dalle regole della fisica classica che hanno studiato a Stoccolma, non va più bene. Ma la fisica è una religione o mi sbaglio? In realtà, cosa c'è alla base di questa oscillazione? Ricapitoliamo. Il fotone rallenta e si trasforma in fonone. Tutte cose che tutti noi potevamo sapere, io non invento nulla. Gli stessi ragionamenti che faccio io li potevate fare chiunque, voi. Non era necessario avere 14 lauree di fisica. Il fonone ha massa negativa. La massa negativa corrisponde alla presenza di energia negativa, c'è poco da fare. Il fotone virtuale, quello che i fisici dicono non ha massa, non presenta massa perché è la somma di due cose. Una, l'immagine speculare dell'altra, piano di simmetria, e ovviamente che si interscambiano tra di loro ad alta velocità. Te non te ne accorgi. Quando io faccio così col dito, te il dito non lo vedi, vedi solo questo e questo, ma nel mezzo non vedi niente. Il fotone e l'antifotone interconvertono tra di loro ad un tempo velocissimo. Cosa vede la fisica? Non vede una cosa che pesa più o una cosa che pesa meno, una massa o un'antimassa. Vedono zero. Il fotone virtuale. Ma la scienza, che dice che l'antifotone non esiste, non può ammettere questa cosa qui. Ma in realtà non è così.
La scienza non dice che l'antifotone non esiste. Non dice questo. Essa dice che il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa. Porca puttana, ma sai che non se ne sono accorti che il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa? Ma perché non se ne sono accorti? C'è scritto tutto nella fisica quantistica, nei lavori di fisica, c'è scritto. Perché non lo sanno? Perché leggono i lavori con poca consapevolezza. Sai che te devo dire? E non hanno fatto il TCT. Perché questa poi è la realtà finale. Quando te comprendi, fai il tricolor test, unisci le tre sfere, te si apre il mondo e comprendi che quando leggi un lavoro di fisica quantistica, leggi al di là di quello che c'è scritto. Nulla è cambiato, le sperimentazioni sono quelle, le formule sono quelle, è tutto corretto, ma l'interpretazione finale è una ciofeca. La nota doppia natura del fotone. Non è che l'ho inventato io, che il fotone e l'antifotone ci sono. C'è scritto in letteratura. Lo sapete chi cazzo l'ha detto per la prima volta? De Broglie, quello che si è inventato praticamente la struttura del fotone. Guarda, lavoro scientifico, questa è una review che si è scritto. Il signor De Broglie, Double Particle Photon Hypothesis, cioè l'ipotesi che il fotone sia fatto di due cose. E qui ci sono decine e decine di lavori con varianti diverse che dicono che il fotone ha una struttura interna, il fotone è fatto di un'altra cosa, Composite Photon Energy Frequency Relation, cioè il fotone composito ha un aspetto fondamentale, che c'è scritto qui. Il fotone è fatto di due cose, E è uguale a HN diviso 2 ed è una parte, l'altra parte è un altro E HN diviso 2 che insieme fanno l'energia uguale a HN, che è esattamente la formula di Max Planck per l'energia del fotone. Cioè il fotone è fatto di due pezzi, uno con energia positiva e uno con energia negativa, in rapida interconversione tra di loro, e quando te con massa positiva e con massa negativa interconversione tra di loro, te non vedi niente. È scritto qui, nei lavori. Questi sono lavori del 2017. Qui c'è scritto chiaramente: sommario, a new model of the photon is proposed, which has the unique and experimentally testable properties of conjugating two equal and opposite electric charge, cioè due opposte cariche elettriche. Il fotone è fatto di due cose, una che conta più e l'altra che conta meno. I lavori scientifici ce ne sono in letteratura, guarda questo. Internal structure, il fotone ha una struttura interna. Certo che ha una struttura interna, è fotone e antifotone che si interscambiano tra di loro. E poi il principio di indeterminazione di Heisenberg, uncertain relation, il principio di indeterminazione di Heisenberg dipende da questa doppia natura del fotone. Il fotone oscillante, un mezzo HN, quella c'è scritto tutto. Perché mi devono dire che io mi invento le cose? Il buon senso. Te c'hai il buon senso. Lo capisci che se prendi una mela e la pesi e c'è scritto 40 kg, te cominci a dire non è possibile, voi avete sbagliato qualche cosa, una mela non può pesare 40 kg. Ecco, il fisico si fa solamente delle seghe mentali, tira fuori delle formule e dice quelle sono vere. Ma guarda che le cose non stanno così e noi abbiamo il buon senso. Quando un risultato sperimentale non è facilmente intuibile, con la ragione, bisogna affidarsi al buon senso. La fisica quantistica è piena di casini per quanto riguarda il buon senso. Figurati, ti dicono che il tempo non esiste. Ma come? Le fotografie dell'album di nozze? Cioè, te non capisci? No, non esiste lo spazio, non esiste il tempo, non esiste l'energia, tutto accade in un unico istante. L'universo è non locale, questo si fa fatica a capire. Ma non c'è nessuno, non c'è niente di male, non c'è niente di male nel pensare che l'universo sia non materiale. Cioè che sostanzialmente poi la massa appare, ma non c'è, non esiste. Ma sapete perché lo scienziato non ha voglia di pensare questo? Perché se pensa che la massa non c'è, pensa che lui non esiste, e questo lo turba. Questo è il motivo fondamentale. Cioè non ha acquisito consapevolezza di sé, della realtà virtuale.
E qui, vedi, cioè, voglio dire, è Bohr che dice questo. Se il fisico quantistico pensa di aver capito tutto, o comunque non è stato stupito dalla fisica quantistica che non l'abbia scioccato, allora vuol dire che la fisica quantistica non ci ha capito niente. Ecco. Ma dov'è la coscienza? Perché noi stiamo parlando tanto di coscienza, che ci vuole la coscienza per le formule, per le cose, bisogna capire. Ma dove sta la nostra coscienza? Te lo dice un fisico quantistico. Anzi, te lo dicono due. Uno è un fisico quantistico, che è Penrose, e l'altro è Amerov, che è un neurofisiologo sostanzialmente. La coscienza, lavori pubblicati una decina d'anni fa, la coscienza è dentro dei microtubuli del cervello. Oh, te lo dicono loro, dei microtubuli del cervello così piccoli per cui si creano delle onde quantiche e queste onde quantiche producono un fenomeno che è il fenomeno della coscienza. Questo lavoro scientifico dice chiaramente Amerov e Penrose, che sono, Penrose è un fisico contro cazzi, cioè è una persona che ha studiato tutto, ha capito tutto dell'universo, questi scienziati dicono Amerov e Penrose hanno sparato una marea di cazzate. Te l'ho tradotto in linguaggio volgare. C'è scritto qui. Dov'è? C'è bisogno di un lavoro scientifico che mi dice che Amerov ha sbagliato tutto. No, c'è il buon senso. Guarda, il buon senso. L'errore di Penrose e Amerov sta nel fatto che non si può stabilire dove abita la coscienza in un universo non locale. Non c'è neanche il qui, il là, il sopra, il sotto, quindi. Ma vediamo come si può fare senza sapere la fisica quantistica. Guarda e stupisci. Questo signore, che ha un quoziente di intelligenza di 80, non è un genio, ma ha una moglie, due figli, fa il suo lavoro scientifico, eccetera. Questo è quello che c'ha lui dentro il cervello. Niente. C'ha il 75% del cervello che gli manca. E i microtubuli di Amerov? Dove sono? Dove sta la coscienza? Capisci che non è possibile? Cioè, basta questa formula, questa cosa qui per farti capire che ti pigliano per il culo. Ma come, Penrose? Non l'hai visto che questo signore non c'ha il cervello? Non c'ha manco i microtubuli. La scienza corre subito ai ripari. La scienza corre ai ripari, guarda, abbozza qualche spiegazione, perché poi come un mattone crolla, ti crolla tutta la struttura del linguaggio scientifico. Sostiene che non è vero che questo soggetto non ha cervello, esso è solo compresso in una, da una idrocefalia bilaterale, cioè il cervello è pieno d'acqua ad alta pressione. Basterebbe togliere il liquido cerebrale per questo signore che il cervello si espanderebbe normalmente e non ci sarebbero problemi. Vedi che te viene da ride? Cioè, capisci che non c'è bisogno di aver studiato neurofisiologia per capire che questa è una cazzata. Però, siccome io non sono mai sicuro di queste cose, faccio letteratura. Questa è una signora di 42-43 anni, francese. Non c'ha manco un pezzo di cervello, zero, vuoto, cervello vuoto. È stato intervistato da una televisione francese da cui ho preso questo grabber dello schermo e lei soffriva di un po' di mal di testa. Si è andata dal dottore e ha detto, vabbè, facciamo un attacco, facciamo una risonanza. Hanno fatto la risonanza e la signora a 40 anni ha scoperto che nel cervello c'è acqua. Non vi dico, se voi andate a vedere il video, la faccia che fa il neurofisiologo in trasmissione quando gli chiedono, ma scusi, questa signora come fa a vivere? Come si fa a muovere le mani? Come fa a fare le cose che fa? Perché non le può fare? Allora capisci, Amerov, Penrose, microtubuli, dove te li ficchi sti cazzo di microtubuli? C'era bisogno di studiare fisica quantistica? C'era bisogno di studiare neurofisiologia? O si vede che hanno detto una cazzata? Ecco il buon senso nella scienza. Cioè il buon senso che è la cosa più importante che ti devi avere. Questo bambino, guarda com'è contento. Io ora non so che fine abbia fatto, però lo vedi che qui dentro non c'è niente. E lui è contento. E ci credo, che è contento, scusa, è come Salvini, praticamente. Cioè la struttura interna deve essere la stessa. Ma cosa succede? Cosa succede?
capisci che lo vedi, hai non è possibile che ti piglino per il culo così, però ti ci pigliano. Vuol dire che non sei informato, vuol dire che ti non hai capito, vuol dire che ti non hai studiato. Non è che non hai studiato, hai tutti i mezzi per capire. Non c'è bisogno di studiare 20.000 lauree. Tu, la tua coscienza ti dice le cose. Qui c'è una marea di letterature che ti fanno capire le persone che non hanno cervello. Per esempio, vedi, questo qua, a Michelle. Michelle, poverina, è una ragazza che ha qualche problema perché non riesce a vedere bene gli oggetti, eccetera, eccetera, però ha mezzo cervello. Questa poverina c'ha mezzo cervello. Però in queste altre letterature ci sono questi due giornalisti, in questa link, che parlano di diversi bambini italiani che sono nati e vissuti normalmente senza cervello. Quindi non è che sono casi rari, no? È evidente che Amerov ha sbagliato tutto. Lo possiamo dire noi, che non abbiamo studiato niente, che non siamo dei fisici quantistici, perché abbiamo il buon senso e soprattutto siamo in grado, se vogliamo, di acquisire consapevolezza con i nostri criteri. Guarda quest'altra cazzata qui. Lo vedi questo signore? A metà del 1600 già ci aveva lo sguardo un po' allucinato, però si chiama Obers questo signore, e a un certo punto Obers un giorno si sveglia e si fa una domanda, e se la domanda se la faceva per lui, noi non ne sapevamo niente, la domanda l'ha fatta agli scienziati e ha detto: ma perché di notte il cielo è buio? Cioè, che cazzo di domanda sta facendo? Ma perché di notte il cielo è buio? È buio perché è buio. Dice no, ci sono migliaia di stelle, milioni di stelle, infinite stelle. Ogni stella emetterà un fotone. I fotoni vengono sulla Terra e bisognerebbe illuminare. Cazzo, di notte ci dovrebbe essere il sole. Cioè, non ha fatto una domanda cretina. Noi siamo sotto questo stesso cielo buio di notte, ma perché non ci siamo mai fatti questa domanda? Vedi la mancanza di consapevolezza. Cosa diceva la scienza? Accorgersi che esiste un fenomeno fisico. Lui, come Newton, vede le mele che cascano per terra e si dice: ma cazzo, capitano, le mele cascano per terra. Questo si dice: ma perché il cielo è buio? E la scienza cosa ti aspetti che faccia? Deve rispondere. Fa vedere. Da vedere come risponde la scienza, perché lui dice, per quelli che poi ti criticano, che dicono che io sto dicendo puttanate, qui c'è, vedi, L per N per S, il flusso di fotoni è legato a una situazione del genere. Questa è la Terra, il cielo è questo qui, ammettiamo che il cielo abbia uno spessore di questo tipo, a una distanza di questo tipo, con uno spessore S, ecco, si vede che questo spessore, il numero di fotoni e la luminosità fanno sì che F è la quantità di flusso, di luce che ci deve venire addosso. Vedete che non dipende neanche dalla distanza, R, la formula, no? Noi dovremmo essere invasi da una marea di fotoni di notte. Perché di notte c'è buio? La scienza ufficiale. Andiamo a vedere come funziona questa cosa, se vi riesce. Noi vedremo questo buio di notte che si riempirebbe totalmente, e noi non è che vedremo la luna, noi vedremo tutto che si illumina in continuazione, e alla fine noi di notte non dovremo vedere le stelle, dovremo vedere tutta una marea di cose che si illuminano. Invece no, invece noi vediamo le stelle fatte in quest'altro modo. Non so se riesco a fare un'altra cosa. No. Vabbè. E qui c'è la scienza, te lo dice la scienza. La scienza ti spiega tutto. Per poter spiegare il paradosso di Obers è necessario fare un certo numero di cose. O si considera che l'universo sia infinito nello spazio, non è detto che sia infinito nel tempo, ma nello spazio deve essere infinito, cosa che non è. Perché gli astronomi ti dicono che non è così. Che l'universo esista da un tempo infinito, che non è, perché la scienza ti dice che c'è stato il Big Bang, che l'universo sia omogeneo ed isotropo, cioè che tutte le stelle siano piazzate praticamente omogeneamente attorno a noi, il che non è, lo vediamo tutti i giorni. E allora come mai di notte è buio? Cosa dice Wikipedia?
Allora, Wikipedia è importante. Wikipedia dice, fammi prendere gli occhiali. Dunque, allora, due ipotesi possono essere spiegate, spiegano il paradosso, vedi, ipotesi che risolvono il paradosso, ah, meno male, ci sono le ipotesi che risolvono il paradosso. Allora, la prima è, l'universo esiste da un tempo finito, e la seconda è, l'universo è in continua espansione. Però, dice dopo, nella prima ipotesi la luce di stelle lontane non è ancora arrivata a noi, e potenzialmente in futuro si dovrebbe però ottenere questo paradosso, cioè in futuro ogni notte che passa il cielo deve essere sempre più luminoso, cosa che non è. Oppure per la seconda ipotesi, nella seconda ipotesi le stelle si allontanano dalla Terra, vedete, è sempre di più, come è dimostrato dall'effetto Doppler. E quindi si potrebbe ottenere così il famoso paradosso. Cioè, il paradosso è spiegato. È per questo che se le stelle si allontanano dalla velocità della luce, i fotoni che vanno in quella direzione della velocità della luce, ma che vengono verso di qua la velocità della luce, stanno fermi. Quindi non ci sono infiniti fotoni che ci vengono ad illuminare. C'è un piccolo problema. Questo è il lavoro scientifico che ti dice. Si potrebbe spiegare il paradosso di Hopper facendo vedere che il nostro universo parte da una certa, un certo tempo, tempo X, boom, il Big Bang, boom, parte si espande. Però ci sono dei problemi, e questi problemi sono legati a questo fatto. Guarda cosa dice il fisico. In realtà il paradosso non è stato affatto risolto, adducendo a motivo, ovviamente, tutta una serie di problematiche, come l'effetto Doppler. L'effetto Doppler, cioè l'idea che le costanti, che a secondo il colore delle stelle noi possiamo misurare la velocità con cui esse si espandono, secondo la costante di Hubble. La costante di Hubble è una costante che ha un errore del 50%. Quindi già da lì si capisce che è una costante un po' non è tanto affidabile. Sì, fisico, l'astrofisico vuol dire sì, abbiamo deciso che il valore della costante di Hubble è quella, ma se te misuri la costante di Hubble in un'altra zona dell'universo e scopri un altro valore, allora evidentemente c'è qualcosa che non va. Cioè la costante di Hubble ti fa credere che delle stelle che dovrebbero essere dietro una galassia invece ti appaiono davanti, quindi la costante di Hubble c'ha qualche problema. Questa che è la Via Lattea, secondo quelli che sono i dati fondamentali, dovrebbe essere una striscia completamente illuminata che di cui te non vedi niente, ma è una specie di grosso faro che ti viene addosso. Quindi non vedresti niente, vedresti una striscia bianca. Non è così. Morale della favola? Noi non sappiamo perché di notte il cielo è buio. Come? Sai tutto sul fotone, hai capito tutto sull'equazione di Heisenberg, sai della piegatura dello spazio-tempo, ti fai le seghe con la massa e poi non sai perché di notte è buio. Questa è la fisica moderna. Non sai perché di notte è buio. È qualche puttana, ma te lo vogliono dire. Piero Angela. Ma perché non te lo dice? Perché si capirebbe una cosa fondamentale. Qual è il limite della scienza? Su una banalità, capito? Non è che io ti ho detto invece di essere la massa del fotone 10 alla meno 45 e 10 alla meno 27, che sono 27 zeri dopo la virgola, cioè un numerino. No, perché il cielo di notte è buio? E te capisci, leggendo questa cosa, che è lo potevi sapere da solo. Cioè, Oberst si fa questa domanda nel 1600, cioè. Non è che è l'uomo della pietra per noi. Noi ci possiamo fare la stessa domanda e questa domanda è perfetta per noi. Cioè chiediamocelo perché le cose sono così. Io quando chiedevo agli studenti perché il cielo è azzurro, perché il cielo è azzurro? Non sapeva rispondere nessuno. Male. Male. Perché te sono studenti di 20 anni, lo devi sapere perché il cielo è azzurro, perché vivi da 20 anni sotto il cielo, non ti sei mai chiesto perché il cielo è azzurro. Questa è mancanza di consapevolezza, ed è la stessa mancanza di consapevolezza che porta la gente a votare. Ma perché voti? Non prima guardati dentro di te, chiarisciti le idee, poi dopo decidi se votare o non votare, e se voti qualcuno, con coscienza fallo, no a cazzo.
come fanno gli italiani. Come fidarsi della scienza che non sa nemmeno perché il cielo è buio? Non è, cioè, è una cosa gravissima questa cosa qui. Una spiegazione del paradosso di Olbers sta ovviamente nel prendere in considerazione gli antifotoni. E già, perché se ci sono gli antifotoni, non vi dico come, perché sarebbe troppo lungo e non è il caso questa sera, ma se ci sono gli antifotoni, fatti come abbiamo detto prima, che servono a capire come è fatto l'antiuniverso, a capire come è fatta l'antientropia, a spiegare la materia oscura, eccetera, 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 a capire come funziona l'equazione di Einstein, e cioè come la massa e l'energia si interconvertono tra di loro, se prendi in considerazione gli antifotoni spieghi anche il paradosso di Olbers. Ma perché non li vuoi prendere in considerazione sti cazzo di antifotoni? Ti fanno veramente schifo. Ma perché devi continuare a dire dopo anni di distanza sì, Einstein ci aveva ragione su tutto? Einstein aveva ragione su qualcosa, ma sulla stessa formula E uguale mc al quadrato non ci ha capito una mazza. Questo è importante comprenderlo. L'interpretazione della consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé è dunque una misura della coscienza, ma è anche uno strumento in grado di interpretare la mappa del territorio, cioè cosa c'è fuori di noi. Di fronte ad una formula fisica o ad un dato sperimentale, la consapevolezza di sé ci aiuta ad interpretare il significato del dato in stretta relazione con il nostro sentire. Se te senti che questa non è così, dai retta al tuo dentro di te, perché veramente non sarà come te hai calcolato. Se ne deduce che gli scienziati con poca consapevolezza di sé daranno interpretazioni delle formule proporzionali a questo tipo di parametro, ma ciò dimostra che le formule sono sempre corrette, non sono mai sbagliate, perché vengono da una serie di conti che sono matematicamente perfetti. La matematica è un linguaggio estremamente chiaro, non è una scienza, è un linguaggio parlato da chi lo sa parlare bene. Non puoi dire che ho fatto un errore di grammatica, le formule sono corrette. È l'interpretazione delle formule che sono la rappresentazione a specchio della tua mancata coscienza, e su questo noi non ci possiamo fare niente. E giunge questa conclusione finale: bisogna farsi delle domande. Abbiamo dimenticato alcune domande che ci facevamo qualche tempo fa, sarebbe il caso di rifarcele. Tutto questo serve a una cosa fondamentale: uno, a farci capire che non è vero che noi dobbiamo delegare gli altri a dirci come sta l'universo, come è fatto l'universo. Sì, che ce lo dicano pure, però me lo fai controllare anche a me, con la mia consapevolezza, con la mia coscienza, perché 2 più 2 fa 4. Sapete perché 2 più 2 fa 4? No, non lo sapete, ve lo dico io. Per convenzione, l'abbiamo deciso noi perché 2 più 2 fa 4. Allora, non sappiamo perché 2 più 2 fa 4, non abbiamo consapevolezza. Non abbiamo consapevolezza perché il cielo è buio. Non abbiamo consapevolezza dell'antifotone, cioè abbiamo perso metà dell'universo. Il 75% dei lavori scientifici sono finti. E te continui a fidarti di quello che dice Piero Angela? Siamo rovinati. Qual è l'alternativa? È semplice. Ragionare col proprio cervello. E per fare questo, e per essere avvantaggiati da questo, io vi dico come faccio. Ma faccio il TCP, la triade color test dinamico flash, prendo le sfere, le ho unificate. È la mia coscienza che mi dice come stanno le cose, la mia coscienza dentro di me mi dà le risposte. Non ti dico credici o non credici, ti dico fallo. Prova a fare il triade color test dinamico flash, arriva fino in fondo e chiedi alla tua coscienza, che ne so, quello che ti pare, come sono, cosa sono i buchi neri. Vedrai delle cose nel tuo cervello, queste cose te le ricercherai, le ritroverai il giorno dopo, se ne hai voglia, sui lavori scientifici. Li vai a cercare e trovi esattamente quello che la coscienza, e te sei magari un operaio metalmeccanico che non sa niente di fisica, e scopri che la tua coscienza ti ha esattamente detto quello che sta scritto sui lavori scientifici. Provare non costa niente, è gratis. Grazie. Ovviamente, se ci sono domande, ora o mai più. Prego. Mi troverò la sigaretta a posto. Premetto che non so, che era un artista. Beh. Però, secondo il tuo ragionamento,
se una persona dovrebbe usare il buon senso, allora quello che è stato fino al 1600, fino prima che Galilei stabilisse che la Terra fosse tonda, allora avrebbe ragione di esistere, perché io vedo la Terra piatta e quindi è piatta. Sì, il buon senso è un'altra cosa, sì, capisco perfettamente. Il buon senso ti dice: non mi posso fidare di quello che vedo, perché io so che abito in un universo virtuale, in un universo in cui sono abituato, mi hanno insegnato che le cose che vedo sono vere. Non è così. Il buon senso ti fa capire che quello che tu vedi è una l'idea di quello che tu credi che sia fatto in quel modo lì. Quando io parlo di coscienza, dico: tu non fai da fisico una misura della distanza da qui a lì, tu non fai una misura della cosa, tu fai una misura della sensazione che tu hai che quella cosa sia fatta così. Quindi in questo contesto il buon senso ti dice giustamente: a me sembra che la Terra sia piatta, ma sarà veramente vero? Allora facciamo delle prove. E nel fare delle prove, Galileo, per esempio, ha preso, sulla Torre di Pisa, ha preso un pennellone gigantesco, l'ha attaccato in alto e poi gli ha dato il via a questo pendolo. E questo pendolo segnava con la vernice per terra su un foglio di carta che aveva steso. E torna il giorno dopo e il pendolo faceva così. A lui l'aveva lasciato così. Siccome il modo del pendolo si sa è sempre lo stesso che gli ha dato questa via, il fatto che il giorno dopo facesse così voleva dire che la Terra aveva girato, era la Terra che girava, non il pendolo che aveva cambiato. Chiaramente il buon senso ti fa capire: è la Torre di Pisa che è girata, la Torre di Pisa sta sulla Terra ed è la Terra che ha girato. In quel contesto il buon senso ti fa dire: io vedo questa cosa fatta in questo modo. Siccome da una misura sola è bene che non fidarsi mai, dicevo anche ai miei studenti, facciamo due misure, facciamo un altro tipo di misura che confermi questa cosa, e il buon senso ti fa capire che con due misure te cominci col buon senso a capire che le cose non sono come la prima misura che ti avevi fatto, tutto lì. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. C'è una domanda. Prego. Potrebbe argomentare un pochino di più il fatto che l'accelerazione genera la gravità e la decelerazione genera l'antigravità? Sì. Nella teoria della relatività generale, quello che si scopre è che quello che ha detto poi Einstein, perché Einstein ha pensato proprio questo. E lui lo dice, lo racconta un po', ha detto: sostanzialmente quando io casco sulla Terra a una certa velocità con l'accelerazione di gravità non sento la forza di gravità. Quindi se in quel contesto la forza non la sento, vuol dire che la forza non esiste, ci deve essere qualcos'altro che in qualche modo mi dà l'idea che ci sia questa forza, perché io la sento sul mio corpo. In quel contesto lui gli è venuto in mente di considerare che l'accelerazione fosse una proprietà intrinseca della piegatura dello spazio-tempo. F uguale ma, forza uguale a massa per l'accelerazione, cioè la derivata della velocità sul campo. Non ci sarebbe così stata nessuna forza, ma una proprietà intrinseca della piegatura dello spazio-tempo. E lo spazio-tempo è un oggetto unico, non c'è lo spazio e il tempo, c'è lo spazio-tempo. In questo contesto la fisica moderna prevede che, siccome l'accelerazione di gravità è da collegarsi a una piegatura positiva dello spazio-tempo, cioè lo spazio-tempo che si piega così sotto la massa di un corpo grosso, oppure la piegatura la massa di un corpo grosso piega lo spazio-tempo, perché non si sa se è la massa che piega lo spazio-tempo o se è lo spazio-tempo piegato che crea l'idea di una massa. Questa è la stessa cosa, per Einstein non c'è una differenziazione. Ebbene, se questo piegatura dello spazio-tempo in questo senso viene a caratterizzarsi con una accelerazione, che è l'accelerazione di gravità,
allora una decelerazione può essere indicativa di qualche cosa di contrario, cioè sostanzialmente una forza che mi respinge dal corpo che mi attrae, perché lo spazio-tempo si piegherebbe in un'altra direzione. Questa è una visione, ovviamente, delle cose che però uno trova nei libri di fisica. È un problema di segni, che poi possiamo banalizzare come convenzioni, però in realtà dietro a questa convenzione ci deve essere un significato fisico. Alcuni motori, alcune idee, alcuni lavori, però marginali, poco c'è tanta sostanza dentro, secondo me, ipotizzano di poter creare un motore antigravitazionale con questo sistema. Un po' da fantascienza però ancora. Prego. Se noi siamo i creatori dell'universo, sì. Tutto ciò che esiste perché ci crediamo, non esiste quindi una realtà oggettiva, cioè esiste solo... Esiste, sì. Esiste, cioè solo soggettivamente. Allora, cosa vuol dire universo virtuale? Universo virtuale non vuol dire finto. Universo virtuale è un universo vero. Virtuale vuol dire un'altra cosa, e qui c'è sempre una misinterpretazione della parola. Virtuale vuol dire modificabile, non vuol dire finto. Vuol dire questo paio d'occhiali da qui l'ho messo qui. Ho cambiato nello spazio e nel tempo la posizione di questo paio d'occhiali. Questo è possibile perché l'universo è virtuale, cioè posso modificare i parametri interni. L'universo reale non è modificabile. L'universo reale ha creato l'universo virtuale. L'universo reale è una cosa immodificabile che quindi non posso esprimere con una formula di fisica perché non si vede niente, perché è una costante. Ma l'unica cosa che quindi è una costante, che è sempre stata quella e sarà sempre quella, è la coscienza. Quindi l'universo reale è la coscienza, più o meno inconsapevole di sé, che ha bisogno di costruirsi un universo virtuale dove ci sono le cose da fare e si può modificare qualcosa, come in un grande schermo cinematografico, realtà virtuale, ma vera. Vera in quanto creata da una coscienza reale. In questo contesto, che significato dare alla parola vero? In un universo che la fisica definisce come non locale, dove non c'è lo spazio, non c'è il tempo e non c'è l'energia, è evidente che se le cose stanno così e l'universo è non locale, noi viviamo in un universo che ha una caratteristica completamente diversa. Non è un universo massivo, quindi andare a cercare la materia, la massa e l'antimassa è solamente un trucco che noi da dentro questo scatolone cerchiamo, con le regole che abbiamo della dualità più e meno, di descrivere le cose dualmente. Ma in realtà le cose ci appaiono in questo modo. Noi facciamo le misure non di una cosa com'è, come dicevo prima, ma di come crediamo che essa debba essere. Che è la fisica, questo discorso non se lo vuol sentir dire, perché la fisica basa tutto sulla misura. La fisica è la cosa che misura le cose. Come faccio io a dire al fisico che non c'è niente da misurare perché l'universo è un ologramma? Ma ammazza! Cioè, ha una crisi di identità il fisico, perché la cosa per cui il fisico esiste, cioè l'azione della misura, non esiste, per cui il fisico non esiste neanche. Questo è un problema psicologico, psicoanalitico del fisico, invece non è vero. Non è vero, perché il fisico deve cambiare consapevolezza di sé, deve sapere che vive in un universo diverso, differente. Allora, noi abbiamo creato tutto all'inizio, in un unico istante, l'istante primordiale. Noi non stiamo ora creando la realtà, noi stiamo scegliendo in questo istante, nell'unico istante che esiste, cioè il presente, quale delle varie realtà infinite che abbiamo deciso vogliamo praticare. Noi abbiamo creato 100 porte, tutte le porte possibili, ammettiamo che siano 100. Oggi decidiamo quale porta aprire, ma la porta è già stata fatta, perché la creazione accade in un unico istante, perché l'universo è atemporale, aspaziale, aenergetico. La coscienza è unica, quindi. La coscienza è una, ma tante. Cioè, dobbiamo fare un... Vi dico come faccio io.
rendendomi conto che è complicato fare quello che faceva Krishnamurti, perché Krishnamurti con Bohm scrive un libro, al di là del tempo, mi sembra che si intitoli, se non ricordo male, l'ho letto tanti anni fa, un paio di volte. Mentre Bohm parla del tempo dal punto di vista fisico-quantistico, Krishnamurti gli dice: guarda, il tempo è secondo me un'altra cosa. I due tizi si trovano d'accordo su questo fatto, ma Krishnamurti dice: quando ti sei qua, in quello che io chiamo mondo virtuale, lui gli dà un altro nome, lui lo chiama mondo reale, mentre di là è il mondo del transreale, chiamiamolo così, gli dà un altro nome. Quando noi siamo qua, capiamo che c'è un altro mondo, quando ci spostiamo di là in qualche modo, la meditazione, qualche tecnica strana, eccetera, usciamo fuori dal corpo, di là vediamo le cose, capiamo esattamente come sono fatte le cose, ma quando torniamo di qua perdiamo la ragione che non potremo mai avere, perché lui dice non potremo mai unire i due mondi, le due consapevolezze. Non è così. E perché sono sicuro di questo? Sono sicuro di questo perché Krishnamurti non ha fatto le esperienze che hanno fatto quelli che sono venuti dopo, che hanno più consapevolezza di lui. Noi eravamo Krishnamurti ai tempi di Krishnamurti, sostanzialmente, poi siamo andati avanti, no? Quindi non ci fermiamo a Buddha, come dico io, siamo andati avanti a Buddha. C'è una ragione del perché quando te entri nell'universo della realtà virtuale ti devi dimenticare tutto, perché se no l'esperienza non vale. Cioè tu devi fare un'esperienza che è l'esperienza della vita e della morte, l'esperienza della separazione, l'esperienza di quello che ti pare, ma non devi sapere come il gioco finisce, perché se no quella non è una vera esperienza, è come il ricco nel film americano che decide un giorno di andare nel Bronx e di vivere una settimana povero. Quella non è l'esperienza, perché lui sa che dopo una settimana comunque lui torna a essere ricco. E invece ti cagli sotto se te per una settimana non ti ricordi più chi sei e pensi veramente che non ci sarà più nessuna possibilità di sopravvivenza per te perché sei nel Bronx. Noi siamo nel Bronx. Ecco, ci vuole la consapevolezza di comprendere che noi non possiamo ricordarci perché abbiamo deciso di non ricordarci noi stessi, perché sennò l'esperienza non avrebbe valore. Ecco, allora tutto quello che ci appare qui ci deve apparire come vero, come una matrix fatta bene, reale. Noi dobbiamo dubitare in continuazione di questo fatto, ma quando dentro di noi comincia a venire fuori l'idea che è tutto finto, finto nel senso che lo abbiamo creato noi, che, perché nel mondo della realtà reale non c'è niente, non esiste niente, perché c'è tutto, perché il tutto e il niente sono la stessa cosa. Quindi quando noi siamo qui e vedo questo paio d'occhiali io so che l'ho creato io so che è un'idea, perché se non esiste lo spazio-tempo, questo paio d'occhiali qui non c'è, ma è la mia testa che lo crea, e lo crea perché io ho bisogno di credere che esista questo paio d'occhiali, io devo fare l'esperienza di vederci una ciofeca, io devo fare l'esperienza di questo e di altre cose, e quindi ho bisogno di questo finto universo che io mi sono creato, che mi crea un sacco di difficoltà, perché attraverso il non sapere le cose passo attraverso l'esperienza di queste cose che mi faranno acquisire la conoscenza di come sono fatte le cose. Sostanzialmente l'unica esperienza che io devo fare in milioni di modi possibili è l'esperienza della separazione. Per questo nasco e muoio, per comprendere che non esiste l'inizio della vita e la morte, ma l'unico modo per farlo è nel viverlo, nel vivere attraverso l'esperienza. Come fa la coscienza, che è una cosa unica, a sapere che è una cosa unica? Deve sperimentare la divisione, e quindi ha creato un universo duale dove la massa c'è come fotone e come antifotone. Grazie. Prego. Ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Allora, la prima osservazione la volevo fare sulla copertina del libro Il mondo felice, che a me non sembra un simbolo massonico, però ci sono arrivato perché mi sono chiesto perché gli altri ci vedevano quella simbologia. Perché ci dovrà essere qualcosa in quell'immagine che forse deve essere rivista.
Allora, personalmente a me quell'immagine dal punto di vista anche dello stile, mi congratulo col grafico, a me è piaciuta subito, però mi sono fatto la domanda. Dunque, in entrambe le figure c'è la parte del maschio, del fuoco, che praticamente va in questa direzione qui e tiene la femmina, ce l'ha ce l'ha sotto così. Quindi è come se la donna venisse schiacciata. Allora io ho fatto un discorso interno di termodinamica e praticamente il freddo va giù e il caldo sale. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io l'immagine l'avrei fatta al contrario. Sì, così. Non perché la donna debba sopraffare l'uomo, ma perché le due parti si devono incontrare in quel punto lì. Io in quell'immagine ci vedo il cristallo, perché secondo me è quel punto in cui l'entropia e l'antientropia sostanzialmente si vanno a unificare. E questo poi, allora, come me ne sono accorto? Perché poi peraltro io in questi giorni sto cercando di studiare le reti neurali, però non dal punto di vista artificiale, ma dal punto di vista invece virtuale. Cos'è la rete? Cioè, supponiamo che noi abbiamo studiato programmazione neurolinguistica, Pirponi, eccetera. Abbiamo capito cosa? Che a quanto pare il fatto che io e te in questo momento ci stiamo specchiando può essere legato al fatto dei neuroni specchio, no? Quindi in qualche modo io posso essere un neurone specchio, tu puoi essere un altro neurone specchio, io porto con me tutta l'informazione sul mio vissuto e anche tu magari fai, ognuno di noi fa questa cosa. E se noi promuoviamo quelle che sono le, tra virgolette, connessioni che ci sono già, però bisogna andarle ad osservare dal mio punto di vista, lì stiamo facendo il lavoro che intende fare, secondo me, Anima. Cioè arrivare ad una connessione globale. Globale. E quindi, concludo. Dunque, in questa visione della rete neurale, cioè se io sono il neurone, sostanzialmente quello che mi compare, l'ologramma, cioè io mi sto guardando da dentro, cioè io sono dentro il cervello, nel mio cervello ci siete voi. E siccome io sono voi, cioè la prospettiva dal vostro punto di vista cambia e voi vi prendete tutte le armonie e le mie disarmonie. Poi da lì io qui vorrei veramente concludere, perché è la luna. Mi sono chiesto a quel punto, la luna a me onestamente non mi dà, io parlo da genestesico, non mi dà una sensazione di qualcosa di entropicamente buono. Perché? Nelle reti neurali virtuali, adesso diventano virtuali, esiste il concetto di bias. Se ciascuno di noi è un neurone, qui le cose si fanno veramente interessanti, perché se la funzione della luna è quella del bias, che in termini informatici a cosa serve il bias? Il bias serve per calibrare il lavoro del neurone. Quindi vai ad intervenire su quella parte lì. Quindi per fare questo è chiaro che si prende energia e quindi l'entropia ovviamente in funzione del neurone magari può diminuire. Questa qui è un'ipotesi di lavoro però che sto, sì, che sto approfondendo. Sì, sì, sì. Penso di aver finito un commento su questo, nient'altro. Sì. Io penso che stiamo facendo lo stesso lavoro, Corrado, sì. Perché ci incontriamo, credo. Vediamo. Perché ho domande estremamente strutturate. Io cerco di, da bravo chimico, cioè Hermes, che è stato il primo chimico del mondo, ha inventato il linguaggio ermetico, no? E sostanzialmente quando si pubblica un lavoro di chimica su una rivista scientifica, la rivista scientifica ti dice di scrivere un lavoro che è lungo o due pagine o quattro o sei o otto, perché sennò, se le pagine sono dispari, ci rimane una pagina bianca, siccome la carta costa, insomma. Il tuo lavoro scientifico deve essere lungo un numero di pagine pari. Ma è pazzesca questa cosa qui, se uno ci pensa bene. Io ho fatto un lavoro scientifico, se a me mi viene una pagina e mezzo, perché io devo allungo il brodo
e lo devo far diventare due pagine. Per questo che poi scrivo anche delle cazzate, perché l'altra cosa che sto scrivendo non ha senso, ma devo solo occupare uno spazio. E poi è giusto che il 75% dei lavori scientifici quindi siano pieni di cazzate. E il problema della copertina. Come io non è che ho preso il grafico e gli ho detto voglio una copertina fatta così, 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 perché sennò me la disegnavo da solo. Il grafico gli ho dato una serie di indicazioni, gli ho detto mi raccomando cerchiamo di non metterci simboli massonici, perché sennò tutti ti diranno ah ci ha messo un simbolo massonico. Tutti, lo sanno, infatti il giorno dopo che è uscito quel libro, tutti a dire, ma hai fatto una copertina massonica. Sono due che se danno la mano praticamente. Perché ciò accadeva? Ciò accade perché la simbologia massonica è una simbologia universale. Quindi non è che i massoni hanno una loro simbologia, hanno la simbologia che è la simbologia dell'universo. Quindi tutti coloro che prendono la simbologia dell'universo, prima o poi gli capita di prendere un simbolo, il triangolo. No, il triangolo è un simbolo massonico, il triangolo è triangolo, cioè Pitagora, capito? No? Ecco. Però c'è un altro aspetto, quindi ho lasciato fare al grafico quello che voleva fare dandogli delle indicazioni di base. E poi gliel'ho lasciato fare, sapendo comunque che ognuno avrebbe visto nella copertina quella parte di sé su cui ha ancora da lavorare. Quindi, per esempio, il massone è chiaro, oppure colui che ha tendenze di natura massonica, non inconsapevolmente, vede nell'esoterismo massonico la copertina. Questo succede anche, vi ricordate i fenomeni di abduction? Arrivano gli alieni, arrivano gli alieni, ti prendono di cosa, eccetera. Allora, se un alieno arriva in camera di uno... di un fisico, il fisico vede la sfera luminosa che gira attorno al suo asse con R uguale omega R, la velocità, cioè, e ti dice questo. Se la stessa cosa accade davanti a una persona che è andata in chiesa dalla mattina alla sera per tutta la vita, ecco che gli compare la Madonna. Se è una persona che ha delle problematiche psicotiche e soprattutto magari ha continuato ad andare in chiesa dalla sera alla mattina ma non è tanto convinto, inconsapevolmente gli compare il diavolo. Se, e ecco, ognuno vede nell'altro, nel quel qualcosa di cui non ha consapevolezza, cerca di riempire quella zona di inconsapevolezza con la sua consapevolezza. Facciamo un esempio semplice. Sapete, poi la New Age qui ci dà dentro. Te vuoi fare la divinazione, no? Ti viene in mente di usare i tarocchi, ti viene in mente di usare le conchiglie buttate per terra, le macchie di olio nell'acqua, i fondi di caffè nella tazzina, quello che te pare. I Qing, i tarocchi, sostanzialmente tu fai un atto formale dentro il quale atto formale leggi esattamente quello che tu in realtà vorresti leggere. Lo puoi fare chiaramente, sfido chiunque a farlo, andate a casa, vi ponete una domanda, perché il cielo è azzurro? Una domanda qualsiasi, aprite un libro a cazzo e leggete la prima frase, lì dentro troverete la risposta. Ma non perché c'è la risposta, perché il vostro inconscio, qualsiasi scazzata ci sia scritta lì dentro, trova quella che è la risposta, perché lui inconsapevolmente ce l'ha già, ed è per questo che si pone la domanda, perché è inconsapevole la sua risposta. Quindi altera la realtà virtuale, crea in realtà una virtualità che ti permette, attraverso questo processo di divinazione che fa lo sciamano, in qualche modo di venire a contatto con te estroiettandolo da fuori. È la stessa cosa che noi facciamo normalmente quando facciamo un processo di creazione. Io creo di me all'esterno tutto quello che non ho capito. Quindi, da questo punto di vista, la copertina è come qualsiasi altro gioco, come il test di Rorschach, le macchie di inchiostro. Ti spruzzano una macchia di inchiostro su un foglio, te la fanno vedere e tu ci vedi qualsiasi cosa, cioè il tuo inconscio. Ma quella è una macchia di inchiostro, ma il tuo inconscio, siccome sa che lì dentro ci deve trovare qualcosa, ci vede inconsapevolmente quello che non è in grado di tirare fuori normalmente. Quindi la copertina, assolutamente, ognuno ci vede, quindi questo vale anche per chi ha fatto la domanda, quella serie di informazioni che a lui in quel momento servono per comprendere che in quella direzione bisogna andare o che lui sta andando in quella direzione. Questo è fondamentale. Quindi è una copertina come tutte le altre cose che diventa un test interattivo. Come
qualsiasi cosa che noi facciamo, da questo punto di vista. Il problema del vedersi dentro e del vedersi fuori, per esempio, immaginandosi di essere un neurone o immaginando di essere in una società in cui tutti gli altri sono neuroni, è la rappresentazione di una chiave di lettura in cui si dice sostanzialmente: guardate che tutto funziona nello stesso modo. Il gruppo di neuroni, il gruppo di persone, il gruppo di elettroni si comportano tutti nello stesso modo. Questo è assolutamente vero, se la teoria del pattern è corretta. Una cosa che io studiavo tanti anni fa, quando nel 1969 ero in Italia a Spezia, prendevo il treno la mattina alle 6 per arrivare a Pisa alle 8, perché il treno ci metteva 2 ore e mezzo, allora, 1969, col vapore, delle cose allucinanti, sembrava essere in Russia, cose allucinanti, e il treno partiva da Spezia. A un certo punto arrivava sul binario, si aprivano le porte e tutti salivano, gli studenti salivano. E gli studenti riempivano gli scompartimenti del treno con le stesse regole del Pauli, cioè gli elettroni negli orbitali atomici. Il primo elettrone nel primo orbitale, il secondo elettrone non va a riempire il primo orbitale, ma va a riempire un altro posto. Poi arrivava il terzo, poi arrivava il quarto, e a un certo punto uno cominciava a riempire il posto, mettendocene due, con le stesse regole formali che Pauli aveva scoperto per come si riempiono gli elettroni sostanzialmente in un ipotetico atomo di idrogeno. Era una cosa affascinante. Chiaramente io lì alle 6 di mattina, che dice: ma perché te stai a pensare che poi mi vengono in mente le cose strane? Quindi tutto è vero. E poi c'è un altro aspetto della questione, come commento finale, che è, secondo me, una buona cosa, mettersi cambiare posizione di visualizzazione. Mi metto qui e faccio il neurone, oppure mi metto di là ed esamino tutti i neuroni insieme, quello che fa la programmazione neurolinguistica per l'analisi della mappa del territorio. Dice questo: te devi cambiare posto, punto di vista, per comprendere come è fatta la mappa del territorio, perché se la vedi dall'altro punto di vista ti appare diversa. Quindi quando tu torni al tuo punto di vista originario, ti porti dietro inconsapevolmente le informazioni che hai quando tu vedi le cose dall'altra parte. Quindi acquisisci consapevolezza. Quando te pensi che nessuno ti abbia fregato, a un certo punto della vita uno ti frega, e quando vai a fare il prossimo rapporto personale con una persona, ti porti comunque dietro l'esperienza che te prima non avevi fatto. Quindi hai cambiato proprio nel movimento del tuo corpo e nelle azioni che fai con l'altro tutta la tematica. Quindi cambiare posto e posizione è una cosa importante. Il problema delle reti neuronali poi è legato al fatto che il rapporto tra le distanze fra i neuroni sembra, è uscito un lavoro scientifico del 2015, è legato al multiplo di pi greco. Quindi, ma perché i neuroni sono collegati al multiplo di pi greco? Perché il fenomeno del movimento, io per esempio domani mattina vado a Roma, poi torno a Pisa, e i miei neuroni segnano in qualche modo con la loro posizione ed il cambiamento di posizione un percorso che è esattamente lo stesso percorso che io ho fatto andando a Roma e tornando indietro, come se i neuroni fossero un pattern in qualche modo fisso di quello che io ho fatto. L'hanno fatto con i topi, e questo pattern hanno visto che è esattamente uguale a quel pattern che è legato alla sezione aurea, a pi greco, a quelli che sono i numeri importanti del nostro universo. Questo vuol dire sostanzialmente che il nostro universo ha le caratteristiche di un ologramma frattalico. Quindi questa cosa è estremamente affascinante, ma qui si va oltre e non voglio andare oltre. Ce la facciamo un'altra conferenza. C'è anche un signore. Ciao Corrado, io non ho nessuna domanda da fare, vorrei soltanto portare la mia testimonianza da persona integrata per cercare anche di convincere e spronare un pochino le persone ad affrontare il percorso. Occorre specificare, occorre evidenziare il fatto che le problematiche delle persone dipendono tutte, dico proprio tutte, dalla divisione, ok? E in questo contesto
è fondamentale fare il percorso di consapevolezza e non si può fare il percorso di consapevolezza senza l'integrazione. L'integrazione è una cosa indispensabile. A questo punto evidenzio il fatto che, parlando del mondo felice, occorre specificare che il mondo felice è una cosa, è un percorso personale, perché troppo spesso si sente, parlando con le persone, argomentando i problemi di questo nostro mondo, di questa nostra società, si sentono le persone dire: ah sì, sono cose belle, ma è utopia, sono cose molto belle, ma la gente non è ancora pronta ad arrivare a questo percorso. Non è così. Non è così, perché poiché noi siamo i creatori del nostro universo, quando incominciamo a smettere di ragionare in maniera dualistica, quando l'uno incomincia a far parte di noi, in questo contesto comprendiamo che le paure, che dipendono sempre dalla divisione, non esistono più, perché abbiamo compreso. Che cosa abbiamo compreso? Abbiamo compreso i meccanismi del potere, abbiamo compreso le cose che ci spaventano, abbiamo compreso le cose che nel momento di paura ci portano ad andare all'Equitalia a firmare, accettare i debiti, le cose che ci schiavizzano. In questo contesto comprendiamo, quando siamo integrati, che non abbiamo più paura di perdere le cose che abbiamo, le cose che ci minacciano, alle quali veniamo minacciati di poter perdere, perché in questo contesto comprendiamo che non perdiamo niente, poiché noi non abbiamo bisogno di niente, non abbiamo bisogno di niente perché siamo il tutto. In questo contesto tu crei il tuo mondo felice, niente ti fa paura e sei una persona felice, tutto ti scivola addosso. Quindi ognuno di noi fa il suo percorso, ognuno di noi realizza, vive all'interno del suo mondo felice, e dopo poi arrivino pure gli altri, ma non fermiamoci ad attendere gli altri, non usiamo questa cosa come una scusa per non incominciare il nostro percorso. Ecco, volevo dire questo. Sì. Grazie. Sì, non ho niente da aggiungere perché mi sembra tutto perfetto. Però io una cosina piccola vorrei dirle a questo punto, solo molto velocemente. Prego. È tutto perfetto, ma uno che comincia a dire io sono integrato e quell'altro non lo è, non è duale per l'eccellenza questa cosa? Perché non eliminiamo questo fatto da uno che è integrato? Uno non è integrato. Sì, sì, capisco questa cosa qui. Non può essere integrato, dunque, non è niente, io... non è né integrato né non integrato. Capisco. Capisco questa cosa. Io infatti, con l'idea della integrazione, intendo, la dico in un altro modo. Io non dico sono integrato, non l'ho mai detto, per esempio, no? Dico però che noi stiamo facendo qui un percorso di integrazione, dove la gente è più o meno integrata. L'integrazione totale in realtà si ottiene, secondo me, nell'istante finale in cui te ti togli di qui. Perché se te sei veramente integrato non hai più nessuna necessità di continuare a fare l'esperienza. La esperienza da integrato qui si fa e si vive metà della vita in questo modo. La prima metà tu la vivi da non integrato, cioè credi che l'universo sia duale. La seconda metà comprendi che c'è integrazione, provi a fare questa integrazione e hai bisogno di fare l'esperienza di vivere questa vita da integrato, tra virgolette, ma vedi la non integrazione dell'universo esterno. Quindi hai bisogno di comprendere come si vede da integrato il mondo dei non integrati, ma per farlo ti devi non integrare, cioè ti devi polarizzare, la tua coscienza si deve polarizzare, perché nell'istante in cui tu dici preferisco mangiare un gelato al limone o un gelato al cioccolato, hai avuto la necessità di polarizzarti, cioè tornare un attimo indietro per capire che differenza c'è tra il limone e la cioccolata, perché sennò la non polarizzazione, cioè l'integrazione totale, non ti fa vedere le differenze che ci sono, che te sai che non esistono, ma siccome devi vivere la differenziazione, la dualità, la devi vivere dall'esterno, per comprendere, per continuare a comprendere la polarizzazione, ti devi polarizzare, perché sennò non vedresti niente. In questo contesto, questa polarizzazione produce una continua
piccolo, non si torna indietro, è l'unico modo che la coscienza ha per capire da cosciente come mai gli altri non capiscono, per esempio. Cioè te devi vivere in qualche modo l'esperienza anche dall'altra parte, delle due facce della medaglia devi vivere l'esperienza della vita da integrato e da non integrato, ma da integrato solo per guardare dall'esterno il problema dell'integrazione. Te devi fare l'esperienza dell'accoltellato e dell'accoltellatore. L'unico modo però che la coscienza ha di fare questa esperienza è di disintegrarsi un po', se così si può dire, perché se no, cioè vivere una integrazione non totale, perché se no tu non vedi niente. È per questo che l'integrazione totale accade solamente quando te vai da un'altra parte, cioè quando tu hai deciso di non insistere più su questo piano della realtà virtuale e duale, perché questa non ti serve più, perché hai compreso tutto. Da quel punto di vista nessuno di noi è integrato, da quel punto di vista. Sì, ma attenzione, sembra sempre una parola, un modo di dire le cose sembra sempre presuntuoso. Sì, ma sì, certo. Attenzione, per integrato si intende le tre coscienze, mente, anima e spirito, che sono coscienze personali, sono le tre coscienze, con l'unificazione delle tre sfere si diventa coscienza. Per cui si intende questo per integrato, o perlomeno io volevo intendere questo. Poi comincia tutto un percorso di vita che è probabilmente infinito, cioè è un inizio, non è una buddità. Integrarsi e incominciare a ragionare, a vedere le cose con uno. Ogni qualvolta ti si presenta una situazione che appare duale, ti fermi un attimino e non la vedi più duale, la vedi con un senso dell'uno. Ogni qualvolta ti fai una domanda, la poni in una maniera tale che all'interno della domanda c'è anche la risposta. Intendo questo, e poi si vive, si continua, ma certo. È l'inizio di un percorso, non è l'arrivo di niente. Attenzione, sì. Non voglio risultare presuntuoso, ma è fondamentale, cioè io vorrei, mi piacerebbe tanto, ma è sempre molto difficile spiegarsi, e spesso in compagnia con gli amici questi discorsi finiscono sempre con un livello top di non comprensione, quindi bisogna cominciare a parlare di calcio e di stupidaggine, perché sennò si perde l'amicizia, certo. Sì, sì, sì. Però è veramente l'inizio, proprio avere l'avviso. Vittorio Marchi, ad esempio, che io ho seguito, ho studiato molto, continuava, cercava di trovare le parole giuste per spiegare alle persone che esiste solo uno, prendendo anche per esempio Gesù Cristo e tantissime situazioni che parlano, tantissime persone che parlano sempre della stessa identica cosa. Tutto qua. Quando incominciamo a vedere le cose con uno, cambia tutto. Sembriamo la stessa persona di prima, ma cambia veramente tutto. In questo contesto, veramente, tu comprendi realmente come sono determinate cose e comprendi che non c'è più la paura. Questa è la cosa fondamentale. Non hai più paura perché hai compreso, hai paura di quello che non conosci. E in questo contesto a me non fa più paura l'Equitalia che mi manda ad esempio le cartelle, che mi minaccia di farmi l'ipoteca sulla casa, non mi interessa assolutamente niente. Prima ero preoccupato, non ci dormivo, chiamavo il commercialista, troviamo una soluzione. Oggi non me ne frega niente, anzi, che queste cose vadano avanti, perché tanto se io risolvo la situazione oggi, fra 5 anni sarà ancora ricattato differentemente. Il problema non esiste, ma non esiste veramente. Se tutti incominciamo a ragionare in maniera uguale, i poteri si sgretolano come sabbia al sole e incomincia il mondo felice. Certo, io porto la mia testimonianza, tutto qua, senza presunzioni, senza niente. Certo. Grazie. Il problema, per esempio, poi Corrado, scusa, potrei aggiungere una cosa? Prego. Allora, anche io ho fatto la coscienza integrata, no? E la sensazione che hai è è come una rinascita, una cosa nuova. Per cui esci dalla Matrix, perlomeno percepisci che stai uscendo da qualcosa da cui stavi dentro. Ed è normale che si parla in due lingue diverse. Cioè, per esempio, a me viene da dire che quando non si riesce a fare il 3 addirittura il test, bisogna rispettare questa esperienza e non vedere gli altri che magari l'hanno fatta. Cioè, viversi anche quel momento di non riuscire a farla. Certo. Quindi, cioè, non guardare gli altri, perché se è da soli, sì, assolutamente. Se è soli, cioè, non c'è verso. Cioè, se ce la fai, bene.
quando apri il cassettino della coscienza integrata lo fai. Poi ognuno fa il suo percorso in modo completamente diverso dall'altro. Non ci si può confrontare troppo. Non sono io, ho una testimonianza. Rispondevo alla signora che giustamente magari dice: ma se io non ci riesco, vivo questa frustrazione, no? E invece no, cioè proprio bisogna. No, io dico. No, rispondevo alla signora guardando. Io coglievo la sua. Volevo il suo intervento per rispondere un po' a una cosa che mi faceva condividere con voi. No, però non era il mio intervento. A me è capitato che qualcuno mi ha detto non ci riesco, aveva questa frustrazione, quindi mi piace condividere questa cosa che è un percorso solitario, per cui personale. Ci si riesce fino a un certo punto ci si riesce, ma è personale. Cioè, se uno ci arriva prima o dopo, est modus in rebus, certo. E ognuno ha il suo percorso e ognuno ha i suoi tempi. E su questo non ci si può fare niente. Grazie. Posso? Ciao Corrado, sì. Grazie per il lavoro che fai. Ci tengo a ringraziarti per aver fatto la domanda. Grazie. Senti, un lavoro straordinario. Grazie a tutti. Grazie. Hai detto che noi abbiamo creato l'universo in un'unica istante e abbiamo creato insieme all'universo tutte le porte in cui possiamo selezionare la porta, diciamo, che vogliamo sul momento. Questo mi ricorda un po' un discorso di un esoterista che si chiama Zeland. Ah, sì. In cui lui afferma che c'è una realtà che si chiama spazio delle varianti in cui noi possiamo selezionare la nostra realtà che più preferiamo, e se ci crediamo abbastanza possiamo manifestare anche l'assurdo. Addirittura possiamo creare una realtà in cui, per esempio, il cellulare con in mano non cade verso il basso, ma appunto cade verso l'alto. Ora io volevo chiederti: quali sono i limiti di queste porte che abbiamo creato? Possiamo davvero selezionare realtà fra virgolette anche assurdo, o essendo proprio dei siamo anche pazzi per selezionare anche, diciamo, realtà totalmente assurde, totalmente certo. Che ci manderebbero al manicomio. Sì, sì, sì. Grazie. Però c'è una pre-domanda e poi la domanda. La pre-domanda è questo Zeland, quello che è. E questa è interessante, io sono imbattuto in questo tizio perché non so per quale motivo, sai, cercando su internet, poi io non sono un esoterista, non ci capisco niente di queste cose, non ho cultura che viene dal mondo dell'esoterismo e soprattutto della New Age, per cui avrei potuto incontrare questo tizio, non l'avrei mai cercato, però evidentemente se l'ho trovato c'è una ragione. Nel trovarlo, nel cercare di capire questo qui com'è, ho guardato i suoi figli, l'ho guardato in faccia e mi sono venuto, allora mi è venuta la necessità di fare degli approfondimenti. E negli approfondimenti ho scoperto che in uno dei suoi libri lui ti dice, il brusco e illustro, come in realtà ha avuto queste informazioni. C'è stato uno dal piano di sopra che gliele ha dette. In quell'istante io ho detto: Zeland non lo guardo più. Perché l'angelo è, perché la chiama guardiano, che poi però non entra mai. E io le cose preferisco scoprirmele da sole, le chiedo la mia coscienza e io non ho bisogno del guardiano che viene e mi racconta come stanno le cose, perché sai bene che io di questi ma mi fido poco, anzi proprio nulla. Ecco, questa è la pre-questione di Zeland, perché quello che lui dice sembra essere corretto, ma a un certo punto poi i discorsi diventano duali. E allora capisco che c'è qualche cosa che non torna, perché poi c'è sempre qualcuno che vuol creare una nuova religione, che prende qualcun altro, gli entra nella testa, gli fa dire delle cose, lo indottrina, di modo che però, come? Facendo dire delle cose che sono bugie, ma le bugie belle, quelle che resistono di più, sono quelle simili alla verità, sono quelle più difficili ad essere decapitate in qualche modo. E Zeland è uno di questi che ha questo problemino qui, secondo il mio modestissimo punto di vista. Sì, noi possiamo creare tutto, possiamo fare tutto, tecnicamente siamo i padroni dell'universo e lo potremo fare. Però non lo facciamo. Perché? Perché quello che veniva fuori durante le ipnosi regressive è la coscienza, allora sulla parte animica, ancora non c'era questa cosa della coscienza, non l'avevamo ancora capita,
La parte animica può fare un sacco di cose. Queste parti animiche degli adotti che loro cercavano di uscire dal problema, quando le stesse parti animiche comprendevano chi erano, cosa facevano, perché erano venute qui, poi facevano dei piccoli miracoli tutti i giorni, cioè miracoli banali. Mi ricordo dall'adotto che accende il televisore con la testa, che cambia canale con la testa, che apre la macchina con l'automobile con la testa, che siccome ha bisogno di 320 euro per comprare un computer, perché il suo si è rotto, durante la notte la coscienza gli dà due numeri, lei gioca con i due numeri e vince 320 euro. Ecco, questi saranno tutti, oppure ancora più gravi, la coscienza, la parte animica, la zia ha il tumore, il giorno dopo non ce l'ha più perché è guarita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi te si vede un panorama di tutto e il contrario di tutto, ma in quel contesto la coscienza si rifiuta di fare una cosa che non serve. Cioè, se io dovessi dire alla coscienza, guarda, voglio dimostrare a tutti che ora facciamo levitare questo computer, la coscienza non lo fa, perché la reputa una cosa cretina. Quindi sì, possiamo fare tutti, ma tutto, ma la coscienza è una che risparmia dal punto di vista termodinamico. No. Per il PCT, sì. Quando non viene, come si fa a capire il perché non viene? Allora, quando il PCT non viene ci sono due o tre possibilità, che poi alla fine è sempre una sola possibilità, cioè non lo voglio fare. Certo che è nascosta questa cosa, ora prendiamo un paio di esempi. È talmente nascosta che mi sembra impossibile, e come non lo voglio fare, no? È come se mi dicessero, vuoi diventare ricco? Sì. E allora perché non ci diventi? No? È certo che non ci divento ricco, perché io sono venuto qui non per diventare ricco. Allora c'è della gente che è venuta qui per fare l'esperienza della povertà, ma non lo sa, non è consapevole e spreca tutta la sua vita nel tentativo disperato di diventare ricco. Non succederà mai. Allora noi abbiamo il PCT. Noi perché non riusciamo a farlo? Non riusciamo a farlo perché non siamo convinti di essere i padroni della nostra stanza mentale. Noi siamo convinti che qualcosa ci impedirà di manipolare quello che accade nella nostra stanza mentale. Noi già partiamo con l'idea che succederà qualcosa per cui non lo farò. E questo qualcosa può essere una cosa reale o una cosa immaginata, che è reale lo stesso perché tutto è immaginato. Allora, ammettiamo che io abbia un problema, come un problema grave, che potrebbe essere il problema dell'adozione, ma potrebbe anche non essere, cioè il problema di una cosa che io non voglio vedere, perché se vedo quella cosa soffrirò. Allora chiedo alla mia anima, alla mia mente, al mio spirito di unificarmi nel processo del creare con la testa. L'unificazione non avviene. Non avviene perché la tua coscienza, prima di permettere la sua formazione, vuole che tu risolva quel problema che tu non vuoi vedere. Ma te non lo vuoi vedere e quindi la coscienza non si unisce. La coscienza si unirà solo se tu prenderai consapevolezza di questo. Ma che cos'è questa cosa che io non la so? È certo che non la sai, non ne hai consapevolezza. Allora io ti dico, guarda, c'è una cosa che sicuramente te non vuoi vedere e che però... le tre parti aspettano che tu faccia la domanda giusta. La domanda giusta è fondamentale, perché all'interno della domanda c'è la risposta. Quindi quando tu fai la domanda giusta, pur credendo di non sapere la risposta, ma la domanda giusta vuol dire che hai indovinato. Esempio, che mi sembra l'esempio più semplice di tutti, banale, perché non ho voglia di andare al cinema? Chiedo questo alla mia coscienza, la mia coscienza non mi risponde, ti dice, ragazzate. Prova a fare la domanda giusta. Perché non ho voglia di andare al cinema con Giuseppe? E la tua coscienza ti risponde. Perché la tua coscienza aspettava che tu capissi che il problema non era il cinema ma Giuseppe. Ecco, in quel contesto le tre sfere non si uniranno mai se prima non si è fatta la totale comprensione di che cos'è la separazione. Nel problema della separazione c'è il comprendere che la separazione non esiste. Ammettiamo che io sia stato violentato da piccolo da mio zio. No? Chissà perché mi viene in mente questa cosa. Io tutta la vita mi ricorderò
di questo fenomeno tremendo e nel ricordarmelo non posso integrarmi, perché rimango vincolato, legato in qualche modo, in senso duale ad un episodio del passato. Noi dobbiamo abituarci a vivere solo nel presente, esiste solo il presente per la fisica quantistica, non esiste né il passato né il futuro, c'è scritto sui lavori di fisica quantistica, non lo dico io, possiamo fare un'altra conferenza questa cosa qui, ma ve la grazio. Devo quindi comprendere che è inutile che io stia a ricordarmi e rimanendo legato a quell'episodio, che inconsapevolmente ci rimango legato perché spero che venga un giorno mio zio e mi dice: sai, scusami, quella volta lì non accadrà mai che il violentatore vada alla sua preda e si scusi. Te aspetti questo per dimenticarti di questo. Non funziona così. Non funziona. Devi comprendere che quel episodio lo devi lasciare andare. Solo nell'istante in cui lo lasci andare e sembra che ti si separi da te, lo hai in realtà integrato. Cioè, comprendere che una cosa non la puoi staccare da te o la devi tenere attaccata da te è vivere il rapporto con questa cosa in modo duale. Non c'è da staccare niente perché tu sei anche quella cosa lì. Non c'è da staccare niente perché, ahimè, quando è successo quell'episodio, tu sei il responsabile di quello che è successo, perché tu hai creato una realtà virtuale per cui hai creato una situation comedy che ti ha fatto cadere in quella situazione. Quindi non puoi accusare il violentatore di averti violentato, perché in qualche modo il violentatore e te siete la stessa persona. È un esempio. In quel contesto il TCT non riesce perché si crea il loop. Il loop è questo. È un loop che è legato tecnicamente a come è costruito l'universo. Ed è questo. Io sono sano, poi divento malato. C'è uno schema. Divento malato. Capisco che sono malato. Ne acquisisco consapevolezza. So che per ammalarmi devo capire. Voglio capire. Se capisco, però devo risoffrire nel momento in cui quella cosa lì mi ha fatto ammalare. Voglio risoffrire? No, torno a essere malato. In quell'istante io ho deciso che il loop si deve perpetrare per sempre, perché la paura di guarire mi provocherà, credo io, più dolore di quello che mi provoca il rimanere malato. È una fregatura. È la stessa fregatura questa che compare all'inizio del tempo nella coscienza. Cosa fa la coscienza? La coscienza si divide in due. Nell'istante in cui si divide in due, faccio le parti di una parte. Ho capito che mi sono separato, ho perso un pezzo di me, porca puttana, e come faccio? Capisco in quell'istante che devo fare il percorso di acquisizione di consapevolezza, quindi devo vivere la separazione, perché attraverso il vivere la separazione io comprenderò alla fine che la separazione non esiste, che sono uno. Allora potrei unirmi subito, già, ma se mi unisco subito non faccio tutta l'esperienza e quindi soffro perché non mi posso unire. Se mi separo ancora e continuo la separazione, soffro perché mi sto separando. Quindi in qualche modo vivo in una dicotomia tale che non mi permette più di fare nulla. In quell'istante si crea un loop per cui io non riesco più a uscire dal loop. Siccome tutto accade in un unico istante, quello che è accaduto all'inizio della coscienza accade in ognuno di noi costantemente. A cascata. Perché l'universo è fatto così. Quindi non riuscire a fare questo, semplicemente avrei potuto dire, perché te c'hai, che ne so, l'alieno dentro che ti impedisce di fare il TCT. Sai, è una risposta banale, ci vuole da 5 secondi. Ma non è così. Sì, io ho l'alieno dentro e l'alieno sicuramente non vuole che io faccia il TCT perché sennò lui deve sgombrare. Ma in realtà il fatto che lui non voglia è legato al fatto che io sono anche lui in qualche modo, e cioè io voglio che lui faccia resistenza perché io sostanzialmente non voglio liberarmi da lui, ma voglio che lui si prenda questa responsabilità. È una cosa tremenda, il cervello umano fa delle cose pazzesche. Quindi il non riuscire, mettila come ti pare, girala come vuoi, dipende sempre da te. Volevo fare una semplice domanda, sì, con me. Sì. Forse anche stupida, ma insomma è una domanda, una riflessione che mi è nata dopo aver ascoltato
Questa cosa interessantissima tra le tante riguarda anche persone che vivono senza cervello. Ah sì. Ecco, la mia domanda, cioè io ho riflettuto tra me e me, nelle mie capacità, e mi sono chiesta, ma se una persona può avere una vita fisica senza cervello, perché? Perché in realtà è la coscienza che fa vivere le persone. Perché noi siamo un cappotto. Ecco, ma poi mi viene da pensare anche, al momento in cui questa persona viene a sapere dall'esterno, perché quella persona non sa di non avere il cervello e vive. No. Certo. Al momento in cui una persona esterna, un ospedale, un analista, la mette di fronte al fatto che in realtà non ha il cervello, cioè ci sono due ipotesi, cioè se questa persona non è consapevole di avere coscienza, muore. Se invece è consapevole che dipende da se stessa, rimane in vita. Assolutamente. Cosa sì. Succede? Questo è il problema dei vegani. Sì. Che poi però finisco solo con una piccola altra considerazione sì. su chi invece ha ad esempio dei problemi neurali, dei problemi cerebrali. Sì. Allora, magari anche perché ho conosciuto qualcuno che fino a che non sapeva di averli, aveva una vita quasi normale. Ovviamente. Al momento in cui è entrato nella consapevolezza medica, è stato comunicato che aveva il problema, gradualmente la situazione è degenerata. Assolutamente. Ci sono dei lavori scientifici che parlano di questo, dell'effetto nocebo. Ma il concetto è come se ne esce da tutto questo, solo con la consapevolezza. Assolutamente. Che cosa si vede? Se questi fossero dati scientifici, c'è una conclusione sola. Non è importante vivere bene o vivere male in relazione al fatto di avere o non avere il cervello. No, questi due parametri che noi siamo stati abituati a credere veri, io sono sano, c'ho il cervello che mi funziona, quindi devo fare le cose normali, faccio le operazioni perché c'ho il cervello. Ebbene, quando si scopre che te fai le operazioni e non c'hai il cervello, ma siccome non ti hai mai posto il problema, fai le operazioni perché credevi di poterle fare, vuol dire che tu sei il creatore del tuo universo, a prescindere dalla presenza o dall'assenza del cervello. E tutto questo cosa ci dice? Ci dice che noi, oltre che essere il creatore del nostro universo, siamo estremamente pilotati e vincolati dalla presenza della consapevolezza degli altri, che essendo a volte, non ti dico migliore o peggiore della nostra, ma più preponderante, ti fa credere che l'altro ha ragione. Il dottore ti dice, ma come fa lei a essere ancora vivo? Lei dovrebbe morire domani mattina, e tu domani mattina muori. Questi sono delle statistiche sull'effetto nocebo pubblicate da giornali di medicina che scrivono questo, cioè ci sono dei pazienti che, con tumori gravi, insomma malattie gravi, a cui gli vengono date, ce n'è uno che ho letto e catalogato qualche tempo fa, a cui avevano dato acqua distillata perché ormai era un paziente terminale, quindi non gli potevi dare più nulla, e allora i suoi parenti l'hanno ceduto alla sperimentazione. Quindi lui si prendeva delle fialette di acqua distillata e gli dicevano che questo era un farmaco nuovo, di nuova generazione, che avrebbe guarito. E lui stava meglio. Nell'istante per caso in cui lui assiste dietro la porta a un colloquio tra il medico e uno dei suoi parenti, che gli dicono che in realtà lui stava prendendo una fialetta finta, 3 giorni dopo è morto. Ma questo vuol dire sempre vivere anche con l'effetto placebo per la considerazione degli altri, per la coscienza degli altri. Conviti che sia vero quello che ti che pensi. Esattamente. Questo è il grande, il vero e proprio ricatto che chi comanda, cioè il potere, qualunque esso sia, l'alieno, l'alienato, il politico di turno, per governare fa una cosa. Per esempio, voi l'avete chiara questa cosa, come si usa la televisione? La televisione è in mano a chi comanda per ottenere una risposta anche, che ne so, elettorale, ma non solo, cioè una serie di credenze che il popolo deve avere. Il popolo deve credere questo, il popolo deve credere che i musulmani sono cattivi e i cattolici sono buoni. Per esempio, la televisione italiana ti dà costantemente questo tipo di messaggio. Un messaggio che non ha niente a che vedere con la realtà. Ma quello che succede è che noi siamo divisi in due grossi strati, sostanzialmente. Chi subisce e chi comanda. Chi comanda è una persona che è destinata a non essere animico, perché la persona animica non gliene fotte una mazza di governare. Solamente chi ha poca consapevolezza di sé ha bisogno di, per essere sicuro di essere qualcuno, essere un piano sopra, poter calpestare l'altro, per poter dire per propria inconsapevolezza: io sono più in alto di te.
è un problema di mancanza di consapevolezza. Chi è animico non ha necessità di dover governare, di dover fare i soldi, di dover fare carriera, tutte quelle cose sono per le persone non animiche che governano, ma le persone non animiche che governano negli stadi altissimi del governo sanno perfettamente che l'unico modo per rimanere a governare è sostanzialmente fare in modo che l'entropia non aumenti, e il fatto di fare in modo che l'entropia non aumenti prevede che per non aumentare l'entropia si deve creare la divisione, divide e impera, come dicevano gli antichi romani. Quindi ti pongono un prodotto televisivo che aumenta l'idea della separazione, non solo, ma siccome chi comanda veramente sa che chi è animico ha la possibilità di creare in realtà, veramente e in modo preciso, la sua realtà esterna, chi comanda invece no, perché non avendo la parte animica non lo può fare, è una cosa tecnica, allora chi comanda fa in modo attraverso la televisione che tu creda che ci siano i cattolici buoni e gli altri di qualsiasi altra religione che sono cattivi. Né oppure che tu creda che prima o poi ci sarà la guerra, che tu creda che prima o poi un giorno ci sarà il crollo della borsa di Tokyo, cioè la paura che serve poi sostanzialmente per aumentare la divisione che hai internamente a te. In questo contesto te guardi il telegiornale, vai a letto, dormi e cominci a credere che queste cose siano la realtà, e quindi consapevolmente tu stai creando la realtà che altri vogliono che tu crei, perché tu la sai creare e loro no. Buonasera, volevo chiedere una cosa, se poteva terminare il discorso sui vegani che mi interessava. Ah, sì. E un'altra cosa rispetto al discorso che faceva prima, quindi quando una persona muore automaticamente non vuol dire che è coscienza integrata. Questa è più difficile, allora parliamo con i vegani che è facile. Allora, i vegani ce ne sono di due tipi, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti e due. Il vegano è uno che ha o consapevolezza di quello che sta facendo o non ha consapevolezza. Quindi se te hai consapevolezza, vegano, vivi 200 anni, benissimo. Se te non hai consapevolezza, dopo 3 mesi muori. Questo è quello che dice la cronaca. Faceva il vegano, dopo 3 mesi è morto. Perché te devi avere consapevolezza di quello che fai? Perché te sei il creatore del tuo universo. Quindi se con consapevolezza credi che la dieta vegana ti faccia bene, lo farai, perché ne hai consapevolezza. Se dentro di te non ci credi, ma per moda lo fai, e tuo corpo muore. Così come ti potrei dire, tu potresti non mangiare niente e vivere felice lo stesso. Come ci sono delle persone che lo fanno, mi ricordo una intervista di un ingegnere tedesco, un ingegnere, sembra che fosse un fisico tedesco, il quale ha deciso di fare questa esperienza di non mangiare, non ha più mangiato. La moglie continua e lui no. Ma è solo uno, su YouTube ne trovati tanti. E qualcuno dirà, sì, su YouTube sono tutte cazzate. No, perché sono cose vere, sono state studiate. C'è per esempio un monaco tibetano che è stato analizzato dall'ospedale di Bangalore, che è una clinica universitaria. Lui per 6 mesi è stato nell'ospedale, non ha mai mangiato, non è mai morto, non è mai andato di corpo, non ha mai fatto pipì ed è ancora lì vivo. Quindi te comprendi a questo punto che non è quello che mangi, ma è come mangi. E quello che dico sempre io sostanzialmente, che mi sembra una cosa anche abbastanza chiara, non è importante nella vita. Certo, ti dai un target, un obiettivo. Non è importante ottenere il risultato, non è importante attraversare la strada. Importante è come lo fai. Non è importante riuscire ad arrivare di là. Importante è come lo fai. Perché se ti attraversi la strada senza consapevolezza di te, il primo tir ti pialla. Invece, se ti attraversi la strada con consapevolezza di te, c'è speranza che tu attraverso, a meno che non abiti al Cairo, perché vi assicuro che lì è meglio non attraversare la strada, dall'altra parte ci arrivi. Quindi la cosa importante è non fare una cosa, ma avere consapevolezza di quello che si sta facendo, qualsiasi cosa sia. E la morte? Sì. Cosa succede dopo la morte? Innanzitutto, qui noi non siamo passati attraverso quell'esperienza, noi abbiamo una serie di discorsi che ci portano a delle conclusioni. Queste conclusioni sono sbagliate se
le condizioni al contorno del problema fisico di partenza sono sbagliate. Un problema si analizza in questo modo. Si parte dai presupposti che devono essere corretti, che si chiamano condizioni al contorno iniziale. Si fa lo svolgimento e alla fine si dice, anche se io non ho fatto questa prova, so che se la facessi finirebbe così. C'ho un cannone con un proiettile dentro. So che il proiettile pesa tanto, che il cannone è piegato in questo modo, so che uscirà con una certa velocità. Se questo è vero, il proiettile me lo manderà a 30 metri di distanza. Lo so, la legge del moto, se io sbaglio qualcosa, o se la legge del moto non è vera, sbaglio il risultato, no? Quindi, quando le cose non tornano, perché noi abbiamo fatto la prova e abbiamo scoperto che il cannone ha sparato ma il proiettile è andato da un'altra parte, pur controllando le condizioni al contorno sono giuste, lo svolgimento è giusto, ma il risultato finale è sbagliato, quello è l'istante in cui il fisico dice abbiamo scoperto un nuovo principio. Nel nostro caso noi non ci possiamo permettere il lusso di fare arrivare qui e scoprire un nuovo principio, perché noi non possiamo sperimentare la morte in quanto non siamo morti. Quindi il nostro è un processo indiziario. Sperando che tutto quello che abbiamo detto è vero, allora potremo dire che nell'istante in cui abbandoniamo il nostro contenitore, se abbiamo nella vita creduto di poter fare l'unificazione delle tre sfere e acquisito consapevolezza di noi, qui col cazzo che ci ritorniamo. Lo dico io per primo, perché qui a me non ci vede più nessuno. Su questo, ragazzi, se mi rivedete qui, vuol dire che non ho capito niente. Perché il gioco è bello finché dura poco. E il mio sforzo è quello di, in qualche modo, perché facciamo le conferenze, le cose, no? Perché, in qualche modo, siccome ognuno di noi fa solo per se stesso, e io non faccio eccezione, se riesco a convincervi, voi che siete parte di me, aumenterete la consapevolezza dell'universo e più voi capite, più io sono sicuro che qui non ci torno. Buonasera. Sì. Premetto che prima di stasera non la conoscevo. Nell'arco della serata mi sono venute in mente molte domande, però gliene faccio una. Sì. Ok. Lei ha detto con tanto caldamente raccomandandoci di ascoltare la nostra coscienza attraverso la consapevolezza. E mi chiedo perché poi dobbiamo rifarci alla. Ho sentito spesso parlare della tecnica del TCT, della coscienza integrata, ma se dobbiamo ricercare l'armonia in noi stessi in maniera senza sovrastrutture, in maniera autentica, siamo 7 miliardi sulla Terra, ci dovrebbero essere 7 miliardi di tecniche differenti. Cioè perché TCT e non mille? Ottima domanda. Ottima domanda. Infatti, non c'è nessun motivo, il TCT è nato come una ipotesi di strada che è stata creata in questo modo con delle regole precise, cioè il TCT si basa su, che ne so, la croce degli spazi di Pulfer, si basa sulla quantistica cronodinamica, si basa sulla entropia, si basa su un po' di leggi della programmazione neurolinguistica. Psicodramma di Moreno. Su un sacco di cose. Cioè, lo psicodramma di Moreno, cioè ci sono dentro un sacco di cose. Ma ovviamente è stato fatto in quel modo perché mentre progettavamo queste simulazioni mentali ci eravamo resi conto che per esempio gli auditivi e i cinestesici avevano delle grosse difficoltà nel creare delle immagini visuali all'interno del loro cervello, di una zona del cervello che poi è la stessa zona del cervello che mi fa capire che sono in una stanza, secondo Kosslyn, che è un neurofisiologo che ha studiato questo particolare tipo di pezzo di cervello. E quindi io ho tolto tutto da quello che era all'inizio una cosa che si chiamava Sinbad, come il marinaio, che era una simulazione che serviva per liberarsi degli alieni Sinbad definitivi.
definitivamente. E ho creato una stanza buia senza niente dentro, con tre sfere e con un arco. Era la cosa più semplice e quindi era la cosa più facile da potersi utilizzare. Ecco perché sono arrivato alle tre sfere colorate. Anche seguendo quello che è scritto nel mito, anche seguendo le indicazioni di altri che centinaia di migliaia di anni fa avevano già detto si potrebbe fare così. Siccome il tempo non esiste, evidentemente loro, che sono i creatori dell'universo come noi, dentro di loro avevano qualche risposta e quindi l'avevano data nel modo del tutto inconsapevole. Per esempio nel libro tibetano dei morti c'è come il morto che esce dal corpo in qualche modo deve fare un percorso dove incontrerà delle sfere colorate. E le sfere colorate a seconda dei colori sono esattamente le sfere del colore della testa. È il libro tibetano dei morti, il bardo Todol. Quindi è incredibile. Avevo scoperto che non avevo inventato nulla sostanzialmente. Però se uno trova un'altra metodologia che per lui può essere utilizzabile, nessun problema, perché è la tua coscienza che ti fa credere che tu raggiungerai quel risultato facendo in quel modo. Assolutamente va benissimo. Negli stati, quindi non è una sola struttura obbligatoria, è uno dei tanti percorsi che mi è sembrato, sulla base della sperimentazione fatta su 3500 persone, che dava dei risultati. Tutto lì. La coscienza non è una sovrastruttura. La sovrastruttura è ancora la parte animica, mentale e spirituale, gli assi dello spazio, del tempo e dell'energia che in un'altra conferenza, che farò però a novembre, farò vedere come questi assi dello spazio, del tempo e dell'energia rappresentano in fondo la costruzione della coscienza, ma anche come è fatto un fotone, uguale. E come è fatto l'universo, uguale. Quindi la coscienza però appartiene al mondo della realtà, non della virtualità, quindi è sostanzialmente indescrivibile. Quello che però il nostro cervello ha bisogno di visualizzare, perché noi viviamo in un mondo duale, ha bisogno di vedere qualcosa, di toccare qualcosa, di sentire l'odore di qualcosa, e in questa dualità finta gli proponevo un sistema per cercare di parlare con la propria coscienza, estroiettandola dal proprio sé e facendosela vedere davanti, come una immagine di una cosa che non si vede. Era la cosa più vicina che mi veniva in mente, ecco perché è stato organizzato così. Prego. Io ho un'altra domanda, volevo sapere se conosce Salvatore Paladino e che cosa ne pensi. No, non lo conosco. No. Se magari poi vorrà farci uno sguardo. Sì, certo, why not? Bene, cari ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, bravo. Allora, insomma, alla prossima volta se ci sarà, se non vi ho annoiato. Posso... L'ultima domanda. Il TCT sì. Può aiutare nell'autismo? Sì, certo che può aiutare nell'autismo, perché quello che si vedeva, ma questa è una sperimentazione su pochissimi casi e io non ci voglio mettere le mani perché poi ti dicono te stai facendo un lavoro che non devi fare, l'autistico è qualcuno che ha il suo evideon interno, cioè gli assi dello spazio, del tempo e dell'energia spostati. Cioè noi abbiamo un asse generale, che è l'asse dell'energia, un asse del tempo e un asse dello spazio che corrisponde a visivo, auditivo, cinestesico. L'autistico, questa zona ce l'ha ruotata di 90 gradi secondo me, cioè qui davanti c'ha l'asse dell'energia, in basso c'ha l'asse del visivo. Quindi l'autistico ha questo comportamento di bending, brain bending del cervello, perché lui quando c'è davanti una persona cerca di recuperare la visione, ma girando il collo si gira anche le vision che ha dentro di sé, cioè i suoi assi che lo mettono in correlazione col mondo esterno. Cosa fai te quando c'hai un autistico davanti? Per parlare con lui lo devi toccare da dietro, tecnicamente, perché lui è cinestesico in questo asse, quindi toccarlo da dietro è
lo stesso che mettersi davanti e farsi vedere. Se questa cosa è vera, alcuni esperimenti che abbiamo fatto sui disassati, cioè coloro che avevano problematiche di relazionarsi con le persone esterne, per esempio i mancini, diciamo questo problema, no? Quando due mancini si incontrano per la strada, tutti e due cercano di trovare il modo di uscire da un impasse spaziale e temporale, perché uno crede che il passato sia dalla parte che l'altro crede sia il futuro, e quindi quando si muovono è come se dicessero mi muovo prima io, e l'altro crede di capire, allora muoviti te, e si muovono tutti e due insieme, tutti e due dalla parte sbagliata, sempre. È lo stesso problema che succede con gli autistici in qualche modo. In quel contesto puoi raddrizzare gli assi e comprendere che il soggetto disassato si è disassato perché ha avuto un trauma. Questo trauma ha ruotato in qualche modo la capacità di comprendere le cose, perché te non volevi vedere, non volevi sentire, non volevi acquisire una cosa, allora il tuo video interno si è spostato. Facendo questo si vedeva che la gente guariva. Non l'ho mai fatto e me ne guardo bene di farlo su un autistico, perché non ne ho le competenze, ma ho il tremendo sospetto che questo giochino funzioni. Chi si interessa di autismo potrebbe in qualche modo, probabilmente, se ne avesse voglia, provare questo sistema, perché secondo me ci sono delle scoperte dietro. Grazie a tutti.